se attraverso le nostre foto volessimo leggere la nostra vita, essa ci apparirebbe come una serie infinita di sorrisi, un susseguirsi di attimi sereni. Ma? Ma che? Ma che? Io a leggere? Io? No, tua sorella. Allora piglia il sorma anche tu. Ma questo non si trova. Ma che c'ha a te con tua sorella? Devi leggere tu. Ah. Niente, se attraverso le nostre foto non a un certo punto potresti leggere. Ma come stai leggendo? Non si legge così e poi questa è la parte mia. Senti come si fa? Se attraverso le nostre foto volessimo leggere la nostra vita, essa ci apparirebbe come una serie infinita di sorrisi, un susseguirsi di attimi sereni, ma... Non è così. Bravissimo. Mannaccia morto. Che è stato? Hai perso foglia, lo sicurista era abbattuto. No, era che sta abbattuto. Cioè, solo non è così. Solo questo. Meno male che non hai fatto né a sorma. Meno male. Ecco il primo mostro. Ma quale mostro? Quello è mia moglie. È un mostro dentro. Dai, consuma litri e litri di camomilla, ma non è un mostro. Scusa, quanto spendi ogni mese di camomilla? Dai 200 ai 250 euro al mese. È fatto conto, 200 diviso 30 più o meno tua moglie fu 6 al litro. Lo sai perché lo fa, dai, sono 4 anni che siamo sposati e non riusciamo ad avere bambini. E che vuoi dare, la camomilla? La camomilla, no, abbiamo usato tutti i metodi. Metodo Frankfurter, omeopatia, yoga, tecnica finlandese, tutti i metodi possibili e immaginabili. Quella più brava era la maga Carmela. Ma io quello non l'ho nominata. La maga Carmela era bravissima e te l'ho consigliata io. Era bravissimo perché predisse che da lì a poco avremmo avuto una forte perdita economica e così è stato. È normale, 5.000 euro se pia su l'es. Tu dici che non è un mostro? Non è un mostro. Oggi? Non posso proprio, tengo la giornata piena di impegni. Esattamente impegni. Pensa che alle 11 tengo il corso di tennis. A mezzogiorno 30 devo andare a prendere la mia amica Marcia e abbiamo appuntamento all'atelier per la ultima prova del vestito. Poi guarda, non mi far pensare. Neanche il tempo di mangiare un boccone e subito abbiamo appuntamento para massaggi shiatsu. E per concludere quest'inferno di giornata, oggi è anche l'ultimo giorno per l'iscrizione al corso di equitazione. Certo, lo so che ti dovrei accompagnare a fare le analisi, però mica posso rimandare tutti i miei impegni, mamma! Effettivamente è un mostro. Cambia foto, vai! Oh, la tua fidanzata bella! Vogretino, questa è una scimmia. Questa è quella scimmia che fotografammo allo zoo quando andammo a fare quel servizio pubblicitario, te lo ricordi o no? Mi sono sbagliato. Questa è una scimmia. Questa è una scimmia. Ah, nata scimmia! Grazie, questa è la mia fidanzata bella. Ma come fai a capire quando è una scimmia e quando è bella? Un fulano, non vivo. Ah, è diverso. Diciamo che la mia fidanzata bella non è una bellezza mediterranea. Ecco, diciamo che la mia fidanzata è bella dentro. È bella dentro o scuro? Sì, sì. Vedi, vedi, l'anzi che tu sta maledetta. Sì signora, mi sono fissata, vabbè. Può essere pure che me la mette poi, detto. Ma me la già mettono. Non andava in visto, no? Questo vestito non è un vestito normale, questo vestito ha un'anima. L'anima che la viva! Mamma lo Carmen! Ma di cosa sei convinto di sposarlo? Oramai mancano 7 giorni all'alba, non me lo chiedo neanche più. Oh, guarda chi c'è sta! Nostro cognato secondo! Devi essere vittima della lussuria, dell'avarizia e soprattutto delle cose materiali. Bella, bella, dicimi la verità. Tu hai pigliato una malata di gusto, un matrimonio, tutti questi soldi che stai spendendo su donne per stare umata e tutto sto spazio che stai da sta casa. Bella, ricordati che le cose materiali appartengono alla vita terrena e sono contro la volontà di Dio. Ma bello che è? L'urole che sei. Madonna, wow. Ehi, fratello. Fammi capire. Una cosa che non ho mai capito, ormai sono sposato da 4 anni con Rosario, gliel'ho chiesto ed è sempre vaga quando mi risponde, non è mai chiara in questa cosa. Io voglio capire con me che Rosario, bella e secondo sono fratello e sorella. Prima di tutto Rosario è spagnola e gli altri sono italiani. Ma poi non si somigliano proprio. Non si somigliano perché sono figli dello stesso padre e non della stessa madre, capite? Perché il loro padre era uno che ha viaggiato il mondo, ha fatto per tutto il mondo. Viviamo. Sì, non dai Filippo. Ma quando, ma c'è che capì? È uno che ha messo incinta a mezzo mondo, capito? E allora una volta stava in Italia, una volta in Spagna, una volta è venuto a Napoli, ha fatto vai per tutta parte. Perciò loro sono fratelli. Ho capito. Oh! E che è sta fotografia? Non lo so, ci sarà capitata Benedetta qua dentro. Che ci fa questa foto qua dentro? Ma non lo so, ma perché sei così ansioso? Io non sono ansioso. Forse tu e Benedetta... Io sono fidanzato da 10 anni con Bella, ma è una storia extracomunitaria, capito? No, forse tu con Benedetta. Io con Benedetta, ma
se no l'ho vista un paio di volte in vita mia. E allora leva sti fotografi, brucia, forza, iniziamo. Se attraverso le nostre foto volessimo leggere la nostra vita, essa ci apparirebbe come una serie infinita di sorrisi, un susseguirsi di attimi sereni. Ma perché non cominciamo? E forse è meglio, va. Ne vuoi un po'? Cos'è cognac? No, è camomilla? No, mammush! Ma tu mi hai già prima mattina? Ne è vietato? C'è forse qualche legge ti vieta di bere la camomilla del prima della mattina? No, più tanto fa bene! Bella, la smetti di litigare con questo vestito? Ma è mai possibile che una cernina deve vincere se ti metti? Ma dico io, bella, tu sul vestito te le mettere per forza. Mi sbaglio o tu tieni un armadio pieno di vestiti? Lo devo chiudere, mi devo specchiare. Mollevi l'oietto, va bene? Ma capi che si devo? Mio bella, dove hai preso questo giornale? Guarda che questi vestiti sono orribili. Ma che sono orribili? Guarda come sono belli, eleganti, colorati. E soprattutto sono coperti. Appunto, troppo coperti. Bella, scusa, chi è l'estilista? Un francescano? Effettivamente sono un po' coperti. Poco coperti, ci manca solo il burka. Ci manca solo il burka, non è vero. Invece quanto come sono bello tutti sti veli. Guarda quanto avere, ma no, tutti sti veli. Troppi veli. Troppi veli, figlia mia. Ecco se ti appunto, non devi vedere, fino a quell'ora. Che faccio sposare il capo di la fa di venire a mi appiattare il mondo. Troppi veli, eh? Troppi veli, perché, ormai? Mio caro secondo, bisogna mettere a nudo le bellezze che ci ha donato nostro signore. Ah! Mia cara Rosario, nostro signore le bellezze ce le ha donate, ma non ha ritro e metterà a nudo. L'ho trovato! Poco meglio. Favorami. Ma non ha stato tutto cosa per questo, non va bene. Va bene. Ma mi sarebbe meravigliosamente. A te. Ma siccome se la da mettere, se metti faccio tutto su la mamma di voi. Ma che vuoi, dai, faccio schifo. E poi dico su lì. Ma che vuoi, tutto quartiere proprio. Ah! Ma come fa a parlare senza ora? Ma non ne faccio pigliare. Senti, bella, per quanto riguarda il vestito del tuo matrimonio, quella è una questione di taglio. Diciamo che a te sarebbe meglio un altro taglio, un taglio tutto girocollo, no? Ma insomma, voi lo sapete che io tra una settimana mi devo sposare e già sono nervoso, ma fatto le amiche perché le cose non stanno andando tanto bene e gli fratellini cari che fanno? Invece di aiutare la loro povera sorellina, le penalizzano! Brutto sei! Io? A rimani ma così? Scampato il pericolo? Sei via libera. E non del remoto che da sovrana dove che ha fatto, sei nervosita, sì. Non ti preoccupare, qua sei calma e sei tranquillizza. Vabbè, Rosa, torniamo a parlare quattro vestiti di un matrimonio. Tu, perché l'hai ornata? Circa da vestito. Ma io mi vesto, cavo, e con classe. Moglie croce. Sape che vedo e non vedo suscita un certo interesse. Con moglie. E specialmente come do? Fatela pagare, facci ma sciappa, andiamo a parere. Una continuazione così, coscia a fuoco. Specialmente non vedo. Che la canuzza vera quando tutto visto, sul proprio vestito. Il marito ognuno tiene il suo stile? È arrivato Giorgio Armando stamattina, il medico a Maravaglia non è proprio andato, eh. Si entrerò se non riesce niente, siccome te la tengo di minuto, ma tengo che fa. Voglio fare un colpo di telefono alla ditta a cui ho ordinato gli inginocchiatori per vedere se è tutto a posto. Per quanto riguarda l'altarina e il tuo cosmo caso brevissimo, ma lo adono così, raga. Poi voglio tornare a casa, pure perché voglio fare una rapida lettura delle pagine sacre. Vedi, lo sai, io sono ancora indeciso sul passo del Vangelo da leggere durante la celebrazione. Io non so se leggere Luca 25:50, oppure Marco 26:42, oppure Matteo 27:53, oppure Giovanni 29:71. Che dici, lo sai, chi porta Luca, Marco, Matteo, Giovanni? Un secondo, sì, il tuo tavolo è libero, porta chi vuoi. Tuo tavolo è libero. Simbe cinque nudi, o tavolo mi è da sei, voglio fare un po' vedere fra Maronno, poi precisa sette a capo tavolo. Ecco qua con Milano, la patronina! Ehi, amore! Buongiorno, amore! In questo giorno tanto uguali agli altri, però figurati se tu tieni la sensibilità di capire che di buono in questo giorno non c'è niente, quindi por favore dimmi qualche altra cosa per un buongiorno, dimmi tutto quello che vuoi per un buongiorno, eh?
Allora? A Camomino non l'hai pigliato questa mattina? Sì, perché? Amore, è scaduto, da parte a te. Vedi, mio caro, che per starti accanto mi sono assuefata anche alla camomilla. La bevo, ma non mi fa più effetto. E fatela indovini, che la lanci col seno con sangue di te. Scusa, e sto nerviosa. Non ho capito. Sono nervosa. No. Anzi, mo pensavo che ero guarata. Scusa, amore, il test di gravidanza anche questo mese è negativo? Ah, avevo buone speranze, capirai, due giorni. Ecco, il test di gravidanza si fa con due giorni di ritardo rispetto al ciclo, non con due giorni d'anticipo. Io non volevo aspettare, va bene? Questo mese teneva fiducia nel tuo operato, ma vedo che tutto tempo perso! Ancora questa storia dell'operato, amore, sono stufo di prendermi ogni volta. Ma che è successo? Non urlare che ti sentono tutti, facciamo una brutta figura. Abbiamo usato lo stesso volo, niente. Amore, se la smettiamo di scaricarci le colpe a vicenda, no, con mai schifo quando fa Greta Garbo. Tu mi stai accusando che io ti sto dando le colpe? Fatto finale. Dai, amore. Amore, stamattina mi sono svegliato carico. Ti devo chiedere un favore importante. Noi siamo fidanzati da piccoli e sposati ormai da 4 anni, amore. È solo tu che sei mia moglie. Puoi aiutare in questo momento così triste e così difficile per me, amore. Amore, ho bisogno del tuo aiuto. Credimi, un aiuto importante, impellente. E solo tu, ripeto, che sei mia moglie, mi puoi aiutare in questa situazione così difficile. Io a mattina c'è un caffè con Maggio. Ho esagerato, scusa. Mio amore, ma tu lo sai che io la faccio tutte le mattine? Mai chi? Gio? Mai. Oh, e quello cos'è? È un miracolo. Ho capito. Ti sei offeso perché l'aveva preparato per belli secondi. No, amore, questo è il tuo caffè. Sì, sì. Abbiamo fatto un quarto mistero e fatemi un caffè muore. Bevi, bevi. Sì, amore. Però fate solo, non farlo cadere sul divano che si può macchiare. Non preoccupa. Il che significherebbe un danno di 2.000 euro. Sì, sì. È già il terzo divano che cambiamo. Una sola macchia di caffè sarebbe letale per la stoffa del mio divanetto meritalea, quindi se si macchia la dovremo solo buttare e comprarne un'altra. A che ora sei responsabile della mia amore? Io mi piglio un barco, niente per culo, non per me. Mia mamma, sono stata da un medico? Un altro? L'altro? Di che cosa vorresti dire tu con questo altro? Ma io lo so tu che cosa vuoi dire, tu vuoi dire guarda questo povero scema di Vicente che non si rassegna, tu lui mi hai chiamato testa di legno? Ua, con un altro, tu sai roba? Non urlare, che ti sentono tutti e facciamo una brutta figura. Oh, ma spiega cosa ci fate, ma perché quando parlo tu ci sei vicino appena mi parli di tu, ma ti ricchi a persona? Oh, merda, ma non me lo va. Ah, mio amore, mi sei passato tutto. Amore. Allora, che cosa stavamo dicendo? Ah, non mi ricordo. Mi ricordo io. Ho detto che sono stata da un medico, tu ne hai risposto. Ho detto no, ho detto no, ma pure il corno dice una. Ho detto no! Bravo! Sai, mio amore, io credo che noi dobbiamo provare tutti i metodi possibili e immaginabili per avere questo benedetto bambino. Amore, mi trovi d'accordo, vado al bar, prendo il caffè e torno. Il medico africano? Brutta ornata, eh. Africano? Ah, Tuareg! Azzam, ben lavoro, chissà! E cosa ti ha detto, amore? Ah, mio amore, tu dai scimità! Ci hai creduto! Certo che mi ha creduto! Ha detto che dobbiamo avere un rapporto sessuale accanto a una fonte del calore? No, amore, avendo un rapporto sessuale, già se surge, ma mentre c'è una fonte del calore! Ma perché gli africani tiene il culto del calore? Meno male che non hai squimetto, non c'è una mamma, ti devo fregare lì! E il calore sprigiona tutte le energie positive! Vabbè, sì, c'è, va a compare, piglio un caffè! E se non fosse una tempo l'alternativa? No, è una giornata in verde, Che alternativa? No, è il professore indiano Cherokee. Cherokee? Che mi ha consigliato il metodo dei Cheyenne. Cazzo, Cheyenne? Sai che significa, mio amore? Cioè, ma proprietà con Gessonò. Cherokee dice che il metodo dei Cheyenne è infallibile. Cheyenne, già mi sento Cherokee. Eh beh, se ero torinese, mettevi in la 600, se mi strip. Cretino! Cretino Turonizzi! Però tu lo sai, io dove ho trovato questi illustri professori? Coppa quattro ruote. Sulle migliori riviste specializzate? Ah, tutt'oggi. No! Calma, amore. Ecco, bravo, amore, scarica tutta la disgraziatezza, vai, amore. Tutta infamità, vai, amore. Scarica, che lei sotto a tutto è più infame, vieni. Ah, come da siete? Meglio. Cherokee dice che dobbiamo
sfruttare l'energia della luna, tu lo sai perché? Consumo cipolla. La luna è l'energia della donna, mio amore. Sì, in sostanza, io prendendo forza dalla luna aiuto te al concepimento. Quindi, mio amore, aveva pensato di avere questo rapporto sessuale, penso un po'. Fuori al giardino. Lo giardino? Sì. Così scemo. No, però voleva anche unire i due metodi, giusto per avere maggiori possibilità di successo. Quindi che facciamo? Prima facciamo l'amore in casa, accanto al fuoco, al calor, come ha detto tu, Areghe, e poi ce ne scappiamo fuori al giardino, come ha detto Cerocchi. Sì. No, ma magari, amore, noi dobbiamo avere un rapporto sessuale vicino a fonte da loro o tutto surato ci dobbiamo fare un giardino. Ci sono buone possibilità? Ma mi chiamo a Brunghino, amore, ma non si può. Questo è il problema, sai, che tu mai mi hai voluto appoggiare. Io mai ti ho voluto appoggiare, ma sei una vita intera che ti vengo dietro a te e tutti i medici del mondo. Ah, abbi pazienza. Ma perché ce l'hanno scultato il francese? Michelin! Gli asseriva che le onde magnetiche stimolavano la fertilità. Passano tanto anni dopo la scuola e ne cava la pole che mai! E allora? È una nottata, cosa ci hai perso? Ah, facciamo, ogni mese hanno un cuscinè, non mi sa che tu la dato! Ci va te scemo, stanno che ne non mai! Ma che piace! Ah, signor Rotorzi, mi dice, ma come oggi si piglia dalla roba? È normale, sono i cambi che mai! Così si farà. Vabbè, conti ci fa. Mio amore, ma tu non sai qual è la cosa più affascinante di tutte? Ma perché ancora da per me? No. Pensa che entrambi i professori affidiscono che prima di avere un rapporto sessuale bisogna ballare. Ma non ballare normale, no? Ballare davanti alla gente come fosse, sai, una sorta di rito tribale per far scendere tutta la fertilità. Ma aspetta, ma c'è come si svolge la giornata oggi? Allora noi dobbiamo avere un rapporto sessuale vicino alla fonte, allora chi ha detto il valore, il tuo valore, chi ne è il valore, io ci mi rompo. Poi chi l'ha detto no, e mi ha la forza la luna, esce però il giardino, abbiamo aperto però il giardino. Ma chiamo la famiglia con la miscelana, siamo pure qua, ballarsi, che ci facciamo, ma adesso, è tutto adesso, ballando e ballando. Siamo, non piace, tengono idea, perché non facciamo una cozione a distanza di Spagna, ma saluto. Tu non lo sai che nelle tribù indiane seguire la danza dell'amore davanti alla gente rispecchia la figura della madre. Ma tu non lo sai che ballare la danza dell'amore davanti alla gente a Napoli rispecchia una figura in merda. Hai sentito bene? Tu hai detto già non voglio avere questo bambino. Io non voglio avere un bambino, non voglio avere un bambino. Io se lo potessi scrivere io lo facessi. Dai, oh, fammi fare di tutto, va bene? Qualsiasi cosa non farmi ballare, per me ballare è un tabù, lo sai da piccolo, sono stato sempre restio perché sono scordinato, momento scuro, non farmi ballare, non voglio ballare. E infatti! Buongiorno! Ehi, buongiorno! Non l'ho sentito! Buongiorno! Chi è qua? Non lo sa, ci muovi tra me. Sono Daniela. Ah, eccolo qua. Ah. Ecco un altro insensibile che vede con facilità e autentica superficialità il buongiorno e il saluto. Bravo, Damiano. Bravo, Damiano. Entra e butta il buongiorno così. Ma prima di dire buongiorno, bisognerebbe vedere chi c'è nella stanza. Perché si rischia di essere un attimino inopportuno. Invece lui no. Lui no, entra e butta il buongiorno così. Ma tu non lo sai, mio caro Damiano, a me che cosa mi è successo oggi? Ti è voluta la calumi. Non c'è niente, niente da fare. Ma che sta nel salumerino? Si può cantare? No! Vabbè, lo facevo per drammatizzare. Sì, allora come l'ha già supportato lei. Senti, sono pronti i negativi degli sposi di ieri. Questi mo che tornano dal viaggio di nozze vogliono il lavoro bello e pronto, eh? Sì, chi l'ha preso questo impegno? Ascoltate, ma che sei impazzito? Perché? Teniamo ancora tre matrimoni arretrati, tutto per gli stessi impegni. Ecco, ci fa stasera ci metti in mia una parte a tua che là. Ma ci faccio mai scopo, la mia forza sta invecchiata. Tu fra una settimana ti sposi con Bella. Io sto qui a lavorare e parti in viaggio di nozze un mese con Bella. Io qui a scopare.
pare tu un mese intero a divertirti con Bella. Ghiacci, ci capita la cazzina con la quale tu dici no, ma Bella. Ma cazzina, ma c'è sta Bella. Bella sotto, ma coppa sta scritta cazzina. Tu vuoi dire Bella come puoi dire tu, no, ma tu veramente ti sei messo in capo a fare sta scemità. Che sto vuol dire questo Bella? Io oggi parlo, a me ne rendo conto, so. E poi, maledetto traditore, noi eravamo d'accordo, con Viaggio noi siamo tutti e quattro con una macchina. Quella era la pasquetta, Damiano, non fatto. Dai. Oh, Damiano, è venuto il momento. L'anno zero. Devi avere un rapporto sessuale con Bella. Tu, le vedi. Sono 10 anni di fidanzamento. Un po' dura giù, basta, anzi te lo do per consiglio. Devi avere un rapporto sessuale con me. Ma che schifezza è il consiglio, vai a nascere. Vai da ce l'ha mai un consiglio del genere. Taci mai che lo saccia, cosa, ma pigli tuo motorino e schiatti con faccia a nuovo. Scusa, dove è il nesso? Abbi pazienza, che esempio fai? Non vedo il nesso, scusami. Dal fatto che ti consiglio di avere un rapporto sessuale con me, e tu consigli di pigli tuo motorino e schiatti con faccia a nuovo. Uè, tale qua. Vieni un viaggio, facciamo una cosa, viaggio nozzi, ammetti, lasciami fermare la base. Ci diverti, ma vi darò di me. Damiano, basta, la devi spogliare. Ma no, non dico a me, pure a me. Ma già convinci, pure a me, convincere a te. Damiano, devi spogliare, che ne sai, spogliando Bella, puoi, ecco, spogliando Bella, che ne sai, puoi trovare pure la sorpresa. La sorpresa? No, la sorpresa, Damiano, ci manco solo. Nel senso la sorpresa, ti spiego, ecco, ecco, Damiano, ascoltami. Devi spogliare Bella ed esplorare il suo corpo nudo. Guarda che non c'è bisogno di esplorare né di spogliare, perché io a Bella la conosco a me voi. Ma ci ho visto tutte le puntate di qualche, ma ci ho visto. Ma vieni, non piace noi. Caccia venire, Damiano, caccia venire, poi c'è un problema, un mese intero, c'ho un tarlo che mi consuma il cervello, non ce la faccio più, veramente ho la sensazione, anzi no, la certezza di essermi dimenticato qualcosa di importante, una cosa veramente importante, forse, non lo so, qualche ordinativo di qualche cliente, in quel momento non me l'ha disegnata e non mi sono scutato, è un mese intero che tengo questo tarlo. Vabbè, ma sono cose che succedono, poi uno che lo scrive, chi lei, voglio dire, è normale che non si scorda il coso, lo stress, attenzione, mica si può ricordare tutto. Senti, a proposito, le spendete tutto quanto in partecipazione a un matrimonio mio? Oh, io. Ma nonna santa che... Come... Eh? Cioè, se fai sempre, parlo con me verso il giardino, mi ci fa sentire, me ne vado. Ma io, parlo con me verso il giardino. Ma parlo tutta la pagina, scusami. Hai spedito le partecipazioni del matrimonio mio? Eh? Cosa mio, un mese fa ti ho chiesto di spedire le partecipazioni del matrimonio. L'hai fatto? E tu me lo dici? No! Sì, lo faccio! Ma ci fatto, mi scordavo! Che cosa? Partecipazione? No, qual è l'ultimo argomento che stavamo parlando? Il partecipazione! O penultimo! Cazzo, scuola detto! O terz'ultimo! Da me si dice sempre terz'ultimo argomento quando si parla, perché o l'ultimo è fatto, o penultimo è fresco fatto, o terz'ultimo, qual è? O lavoro! Bravo, Damiano, tu non ti puoi sposare in mezzo al lavoro! Io non mi sposo con lavoro, ma stavo a forza festa solo lui, ma no, non ho Cristo. Capito il problema, ti ho sentita, la festa solo lui, credi? Sei invidioso, perché un matrimonio tuo si è 9,70-80 persone! Era una folla, credo! Matrimonio mio, 150 invitati! Sarà la festa del secolo! La figura è merda la settimana! I miei calo invidia! E la figa nera! Che lei, un coincidente! Te, magnette te! Tu la roba, magno! Ecco! Rosario, tua moglie, dice il tuo matrimonio, anziché farlo nel locale, facciamo la funzione in chiesa, facciamo tutto in casa, noi perciò festeggiamo. Guarda mia, tu non puoi sposare. Ma perché? Non ti puoi sposare. Ma perché? Perché tu non ami Bella. Fuori! Voglio! Dimmelo in faccia, tu ami Bella, dimmelo in faccia. Guarda che non faccio, io non amo Bella. Posso dire, posso attustiato, guarda a me. Ma sta attustiato. Tu non ami Bella. Dicimi c'è la verità, Damiano, dicimi c'è la verità, Bella non si può amare, dai. Asso, perché? Perché Bella è brutta, ci è viziata. Ma assolutamente no. No, qualcosa, brutta, ci sono viziata. Una di queste tre cose non lo è. Tipo ingenuo, chi dai? Di che hai già parlato, ingenuità? Damiano, ascolta, tu non puoi sposare una persona solo perché è cresciuta in casa tua. Non lo faccio per questo. E non lo faccio neanche per il giuramento fatto a mia madre. Ah, sì? Mia madre. Ma cazzi, mia figlia. Mia madre, tua zia, è morta. Ragazzi, mamma. Mamma mi chiamò in punto di morte al suo capezzale. C'ero quel giorno, Damiano. Chi sono quello io perdere? Lo so. Si va a aspettare una vita. Eri molto legato, eri molto legato. Mia madre mi chiamò in ricetto con un filo di voce. Damiano, figlio mio, figlio d'acchella, o cesso. E questa, ragazzi, mia madre.
Basta la cattiveria di tua madre, perché tua mamma sapeva benissimo che bella era Lucezza e comunque ti ha fatto promettere di sposarla. Se tu sentivo tutte le parole di mia madre, il punto è morto con un figlio con Lucezza, Damiano figlio mio, figlio d'Acchella, ho cesto di volerti bene. Volerti bene io non l'ho mai sentito. È normale, dopo cesto, ma ti sta a ridere, non te lo fuiste. Ascolta, tu sposi bella per due motivi. Uno, sei fidanzata da 10 anni e non puoi tirare più avanti, ma quello più importante, Damiano, tu sposi bella perché bella è ricca. Perché bella è ricca? Anche non so. No. Un suo fatto una tu non lo so. 10 anni fa amore, non sai che bella è ricca. Non me ne è stato con la Pasqua la niente su. L'ho visto, solo che non lo capisco, ma pensavo che era nei bullet raschetti. Allora non lo so. Comunque basta, io sono stufo di queste illazioni. Io sai che cosa ti dico? Ti dico che è bella la sposa, convinto! Dai qua! Convinto? Convinto di fare una stronzata. Ma che sarà questa frisa io? Ma perché non ci fanno un drenaggio di cervello a questo? Come va a una bombonina? La mia porcellana di capo di mondo. La porcellana? È una porcellana. È una porcellana. Non può essere porcellana e porcellana, non è una bombonina. Ho capito, non faccio. Ecco mio amore mio. Che amore mio, dai, che amore mio, ma almeno trattala una schifezza, fai l'uomo duro, fatti rispettare, ma fai una cosa lì in tuo stomaco. Ma che fa? Così, ma... Sì, viene subito, vanno un momento, papà. Sta venendo, non ti preoccupare, sta venendo. Ti appiccico con tua moglie, amo penso, c'è un quarto non è come. Ecco qua, sta venendo. Ma tu ti appiccico con tua moglie. Ma tu lo vuoi un esempio come si trattano le donne? Lo vuoi un esempio? Sposta. Più alla. Ma serve un spazio, chissà c'è esame. Ma c'è stato? Da poco! E a fare l'esempio, a farlo tu! Rosario, cosa vuoi? Così, ma per favore, la campagna! Aspetta un attimo! Tozio! Sì, amore! Il viaggio di nozze. Il viaggio di nozze? Ma noi non dovevamo andare in Messico? Ho cambiato idea. E mo' i soldi? Li perdiamo. Paghi tu, sono soldi tuoi. Ma cosa significa? Soldi miei, soldi tuoi? Noi non abbiamo fatto la comunione dei beni? Caro Damiano, l'unica comunione l'hai fatta 10 anni. Con una candela in una mano e il giglio nell'altra. Ho deciso. Fuggi da zitto! Sì, ma amore, però basta, Tirati bene. L'alcol imbrutisce il lineamento. Guarda qua, effetti standardi, hai visto? E poi l'Egitto è pericoloso, lo dico per te. Per i rapitori di donne chiare? No, per bracconieri. Ecco tu, bravo! Niente meno, ecco diciamo. Era per scherzare, amore. Tu, è una base di sentimento. Ma questa è la madre. Ma, un momento, in mano vuole la stagione. Fatto lo mangiassi il tuo ricco! Vieni, principe Stassis, vieni, accomodati. Tu, fai una base di sentimento. Era per scherzare, veramente. Fai una battuta su di me! Ma pazzo! No! Oh, saluta la bottiglia di vermouth! Bravo! Fatto qua dei babà! Bravo! Non fare così, amore! No, non fare così, mi fai stare male! Non fai stare male! Mi fai stare male, oh, veramente sto male! Hai visto che sei fatto intenerire il cuore? E come sei fatto lo stomaco, amore? Facciamo un bacio! Dammi un bacio! Un bacio? Sì! Ma che c'è già aprì? E bacio sì, sei pronta amore? Sì. Dai amore, lasciate andare, lasciate andare, lasciate andare l'anno quinto piano, azzicca capace! Ma tu non muori perché tu hai le ali, capito? Tu hai le anime che ti proteggono, le anime che ti proteggono. Vamo, dammi un bacio, sei pronta? Sì. Sei pronta? Una, due, eccoli, ecco qua, prossimo sto arrivando! Ti ammazzo! Damiano, fai nervosia, ma fa una cosa, solo come faccio che tu lo faccio! Ma è prima, amore! Guarda, la roba a senso, non è? Ma sono,
papà? Sì. Ninfomano che non sei altro. Ah, a me le labbra, dammi le labbra, protendile. Ma non ci sta una prolunga, una evitezza. Ma proprio, bacio sì. Sì. Tanto ai giovani è bacio sì. All'inizio ti senti di mancare il fiato, e cosa dici? Fatto forza! Ma come la raccoglianza! Aspetta! Aspetta il matrimonio! Non sciupare la mangia che c'è prima del matrimonio! Tu avrei che la sera che mangia la fine di fa! Tu avrei che la sera che mangia la fine di fa! Perché non c'è la fine! Allora ho deciso! Egitto! Egitto, Egitto! Oh, quanto però, che non mi parassi con dei cammelli? La presi in mano uno sciuccio. Allora, la pazzia! Ma facciamo pace. È dopo il matrimonio. La cama sa appiccicata la semana. No, nel senso, devi andare a prenotare per l'Egitto. Vai direttamente in Egitto, potresti che trovi più posti, dai. Allora io vado. E ce la farai a stare senza di me per mezz'ora. È uno strano pizzo che un coppa a panza e vede già fai, capito amore? E mo che torno, sì. Mi darai un anticipo sulla prima notte? Cosa fa pure io? Che stai a partire? Che mi sta scritto con Pomo Manuale, no? E mo che torno, amore, e mo che torno. Perché tu torni, amore, e così si affa. E mo che torno da parlare, andiamo un certo tempo, vieni a tutti, vieni. Giovanni, calmatemi, non è colpa di Gabriele, è colpa mia. Mi sono scontato di pomare nei partiti. Chi è? Zio Giovanni. Che c'è? Che c'è? Eh? Che c'è scontato? Cosa? O miss. Che fa? Uno gli armamenti fa. E poi un creatore. Ah, ho giocato lì. Come sta, Zio Giovanni? Zio Giovanni. Mi fa morire a me, Zio Giovanni. Perché? Dico sempre. Mi fa morire una continuazione. Tutto a posto. Tutto a posto, Zio Giovanni. Matrimonio. Per il matrimonio di Damiano, sì, ma l'ha chiamato apposta, tranquillo. Ok, Zio Giovanni, come d'accordo? Tante cose. Ciao, 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 ciao. Tutto a posto. Tutto a posto. Tutto a posto. Non bene. Perché non vieni, Zio Giovanni? Perché non vieni, Zio Giovanni? Ma aspetta questa domanda. Questa domanda la mia fa. Zio Giovanni non viene perché dice che l'ha già avvisato troppo da cosa. Zio Giovanni non meno che ce l'ha già avvisato troppo, in sostanza che dice che l'ha già avvisato. Zio Giovanni non meno che ce l'ha già avvisato troppo, l'ha già avvisato troppo. Ma che significa? Niente, appunto. In sostanza la sua tesi dice che non viene perché dice che l'ha già avvisata. In sostanza che dice che l'ha già avvisato, che l'ha già avvisata. A che sono le cose, se mi cambierai spuzzato? L'ho avvisato troppo presto! Cioè? Ma ti ho avvisato so che tempo fa, Zio Giovanni, io ti ho avvisato presto perché tu stai a Milano, Tu volevi far organizzare. Ah sì, e perché? Ho paura che non mi facevo un regalo, sa che c'è di nuovo, non vengo però. Ma chi si sei marendo, eh? Cioè ci manda la partecipazione, un mese e mezzo fa può far organizzare voi. Un mese e mezzo fa ti manda la partecipazione, vuol dire campioni. Esatto. Un mese e mezzo, chissà, un mese e mezzo, chissà, un mese e mezzo fa, un mese e mezzo, un mese e mezzo. Cosa mi hanno messo fatto? L'hanno messo in mano di partecipazione! Come ce l'hai fatta a mandare un mese e mezzo fa? Cioè ci hanno mandato 15 giorni prima la lettera di preavviso! Guarda, Zio Giovanni, sta arrivando a partecipazione! Ma caro, un matrimonio mio non è arrivato nel condominio! Senti, Damiano, ma perché non ti sposi a Natale? A Natale? Qua facciamo questa festa particolare! Ieri ho sentito che facciamo i miei compagni, facciamo questo da San Pugnale! Tu e Bella facciamo un buon vasiletto! Gli ha domani mi fa andare le pasture, cose. Che a Natale sono belle sposate. Ma guarda che faccio, Tine. Vedi se uno sa da sposare con quella faccia. Che se la faccia che tengo con questa mi sposo. Faccia fa. Ma mi stai tutto male. Ma tutto che? Ma tutto. Tutto che? Ma tutto che? Ah, ma faccio capito che vuole ci costo tutto. Vuole ci regata a me se sposo perché si vedete 10 anni di fidanzamento, perché che la tenete sotto? Che vuole ci costo tutto? Ma come Damiano, mo sei liberato la mamma, mo offri sotto a bene, che se vuole ci costo tutto? Io oggi faccio i comizi e mi rendo con. Io ti chiedo soltanto una cosa, quel giorno stammi vicino.
Dai, dai, sono tuo cugino, dai. Sono come un pare matrimonio, come prega che sono vicino. Dai. Ci sarà tanta di quella gente. Coppa che se ne fa affidamento. E se tu dei parenti sono fame, Damiano. E se tu, Gio Giovanni non viene. 150 persone, Gio Giovanni non viene. Come buttato se ne fa sto a te, non. Ma tu lo dici poi. Se la matematica non è un'opinione, 150, meno se Giovanni su 149. 148. Perché? Zio Giovanni è la moglie, no? Invitate pure la moglie. Ma che fa bene zio, zio Giovanni, non bene zia Concettina la moglie? Anzi, bene. No, non bene, non bene un marito, non bene manca la moglie, dai. Ma tu l'hai invitata a essere? Oh, ma anzi, volevo pure parlargli, per cercare la convince, sai? Ah, beh, va. Non è venuto a telefono. Oh, ogni volta, zio Giovanni, ma se rimane zia Concettina? Ma si credino, ma così scemo è, ma a me mi chiama poi un mondo su qua. Voglio salutare zia Concettina. Non ci si dove ricordo, ma buffate male parole. E perché ne ha voluto venire a telefono, anzi? Secondo me mi mandano un puntiglio a Romarino. E che da due si accorge perché non viene a telefono? O può mandare un puntiglio, o perché è morta a 10 anni. Esatto. Chi quando sono morto finisce che ci rispondono a telefono. Sono stesse niente. Pronto, chi è? Sono morto, ma lei. Ma sono morto a 8-9 anni, non rispondo. Come la zia Concettina è morta a 10 anni? 10 anni. Ma poi, ma se mi riuscite niente, faccio il figura in mezzo. Apri la porta! Sapevi che c'era io. Vado io! Non mi scomodare! Porca! E fammi entrare! Ma però, Benedetta, che ci fai qua? Beh, vedo che non ti fa piacere vedermi. Come no? Mezz'ora, un quarto, al massimo 5 minuti troppo te ne hai. Beh, però quando venivo di nascosto nel tuo studio l'accoglienza era diversa. Diciamo che non avevi tutta questa fretta. Erano altri tempi, altre situazioni, ma mo' confuso. Nonostante la tua superficialità e la tua distrazione siano, come dire, Damiano, rinomate. Sì. Io credo che tu abbia fatto caso ad una cosa. Che cosa? Damiano, io sono incinta. Oh beh, io pensavo che erano nazisti. Avevo dimenticato il tuo spirito deficiente. Sì, ma mo' confuso. Io e che abbiamo avuto una... Abbassa la voce. Amore mio. Dai, abbassa la voce. No, io sto male. Abbassa, stai male, ti sta pezza di voce. Stai male, si soffre dentro. Stai calmo. Io abbiamo avuto una relazione! Ragazzi, un coppo finale è stato voluto! Una relazione? E che vuol dire che il bambino è mio? Non è detto. Perché? Nello stesso periodo io ho avuto una relazione anche con Cosimo. Ah. Cosimo? Sì, Cosimo. Ah, oh, Cosimo. Vabbè, allora vuol dire il bambino è di Cosimo? No. E allora è mio? No. E allora è di Cosimo? No! Insomma, chi hai chiesto, creatura? O il tuo o il di Cosimo? Perché, ma che sei venuta a sfondere? Posso sedermi? Assolutamente no, te ne hai... Grazie, dai! Grazie, che mi stai a sentire di diventare pericoloso, pubblico in un momento nato? Poi quello che c'è stato fra di noi 8 mesi fa... Abbiamo dimenticato i figli di Salve! Salve! 8 mesi fa, era un tuo dovere! Che dovere? Che dovere? La signora è una cliente che non mi ha riconosciuto. Chi ne è cazzino, però? Non ricordo questa signora. Che è venuto 8 mesi fa, si faceva il fototestere e ancora non ce l'hanno sviluppato. Sta parlando negozio, 8 mesi per sfondare a destra, che cazzo è? I biglietti dell'aereo dove stai? Sta scrivendo lo sconto tirato una mano a te! Come te? Come no? È terribile, ma chi è? Non ho capito! È terribile, ma chi è? È un femminista in banchese! Posso sapere tu da me che cosa vuoi? Io ho soltanto bisogno di sapere chi è il padre di mia figlia prima che nasca. Non è tua, donna indipendente, donna forte, facite femministe solo quando non avete bisogno. E poi come si fa a sapere questo creatore chi è? Un esame. E fammi la prima domanda. L'esame del DNA, ho bisogno del sangue tuo e di Cosimo. E non c'è un altro sistema? Il tuo seme, ma non mi sembra il caso. Oh. Cosimo, ma viene dal mio mano? Sì, vieni un attimo, Damiano, sta venendo subito. Senti, facciamo una cosa, vengo io da te domani e ne parliamo, va bene? Cosimo, muoviti! Pronto, Damiano? Devo parlare con Cosimo. Io non ti aspettavo, amore, ma da te non ti aspettavo. Vengo io da te domani e ne parliamo, va bene? Cosimo, da te mi muovere! Pronto! Devo parlare con Cosimo. Ma te, non amore, dai, c'è il tassino. Ne parliamo, vengo io da te domani. No, vai, domani, venga ora! No, zia Teresa, voglio dire questo... Salve! Zia Teresa, scusate, ma ci ho messo in da sangue! Ci sentiamo dopo, zia Teresa, non è un problema! Sorpreso? Non hai idea! Mi trovi diversa, vero? Sì.
Anzi, i capelli, ti tagliate i capelli. Cosimo, no, i capelli più sotto. Ah, parli di... Come ti fai a tagliare il trovolo che tu taci? Cosimo, lo sai che sono incinta? E tu sei canzoncinecologo? Sì, lo so. Tu sei uno stronzo! Lo stronzo è il ginecologo, ma qui, adesso qua vicino c'è un ginecologo che è straordinario, è bravissimo! Cosimo, lo so! Tu fai il fotografo e la tua vita sono soltanto le fotografie, le diapositive e i film! Ecco, l'ecografia e il messaggio fai, invece qua vicino c'è la cosa che è bravo, guarda, credimi! Cosimo, basta con le cretinate! Io e te abbiamo avuto una relazione! Perché mi hai venuto con lui, ma? Allora che... Ah, ecco! Allora che vuoi dire? Cioè... Allora che vuoi dire che non avanzi? Allora che vuoi dire qualcosa ce la faccio? Piano, calma, rallenta! Ma... Un momento... Damiano, ti ha parlato di noi? Damiano? Ah. No. Quando tu mi lasciasti, io stavo male. Anch'io stavo male. Tu stavi male? Teneva la frega, nemmeno. Andai da Damiano per dirgli che il mio ragazzo mi aveva lasciato e... Io? Senza fare nomi. Andai da Damiano per sfogarmi un po'. Ah. E sei sfogato Damiano? Ma per consolarmi. Ma ho visto se è consolato Damiano. Però. Beh, per quello che ti interessava poi. Hai sempre detto di non essere geloso, com'è? Va bene, tutto a posto. Allora il bambino è di Damiano? No. Allora è mio? No. Ah, è di Damiano? No. Allora lo vedi? No. E allora che cazzo è sto cazzo? Devi aspettare! Ecco, bravo, aspettiamo che il bambino pesca, ma 40-50 anni, prima ti assomiglia, poi... Ma porco! No! Non è vero! Ci sei una specie di orina tutto un giorno, non è da me! Bom, 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 bom. Siete bella, veramente si c'è. E mia crea, taggi gratta. Si scherza, bella, senti, ma mica conosci qui, mica conosci la signora qui presente? Sì. Chi te l'ha presentata? Damiano. E cosa ti ha detto? Tutto, è finita! Disgraziata la mia famiglia, visti che combinavano? Senti, bella, vedi il lato positivo della cosa? Oh, comunque su matrimonio veniva una chiave, ma tutto è qualche spazio. Ma sì, tuo matrimonio! Ottimissimo, hai fatto adesso la cristiana, ecco a costa, io non lo so, non lo so. Allora? Non fare così! Te fai brutto! Ti spiego, niente, e tuo marito vuole che faccio le foto a tutti gli invitati per fare segnare vostro coppetto! E che avevo mai fare? Ericchio! Bella, sarai una sposa straordinaria! Signora, sa qual è il problema? Il negozio sta fallendo perché i due titolari sono figli! Con permesso! Benedetti, bella! Bella, senti, bella, se ne aiuta, bella! Oh, ho bisogno di farvi le analisi! Che analisi? Le analisi del DNA! Basta che venite con me in laboratorio, vi tirano il sangue ed è fatto! Ma che sei impazzita, sono 30 anni che non faccio un'analisi, ma mi dico usando il DNA! Ma venite lì, Benedetti, lasciaci in pace! Ah, te ne devi andare, vai via! Vai, se ne aiuta! Benedetta! Se ne aiuta! Tornare! Ci sarebbe anche un altro sistema. Che sistema? O il sangue o il seme. Che seme? Il seme del cosino. Oh, azzo. E te ne avevo la corto, dire. Facciamo una cosa, tu adesso vai a casa, vai via. Vengo io con Damiano e ne parliamo di questa questione. Anche perché tra di noi non abbiamo mai parlato. No, Benedetta! Benedetta, tu mi fai un manico? Benedetta, ne ho detto patata eterna, ma come si è caduta a casa mia? Allora vi porto il kit.
Che kit? Il kit formato dalle boccettine che voi dovete riempire. Me le consegnate e fatta! Il mobile sta benissimo così! Vogliamo te dei boccettini? Non sta bene, non è vero! Oh! E cosa ci fa il mio divanetto meritale lì? No, amore, stava facendo una lavata a terra, si stava asciuttando. E si sta ancora qua, ma che sto volati di là? Non hai idea! Chi è? Chi è? Damiano! No, la signora! La signora Damiano fra una settimana! La signora imbarazzata dietro di te, chi è? Sono Benedetta, molto piacere! Molto piacere, chi è? È una mia cliente, amore! Una mia cliente, anzi! Veramente pensavo che era stata una cliente solo fra me! Invece la papà ci sono potuta stare cliente pure Damiano! Ma troppo socio, Damiano! Ma non chi sapeva la società così stretta, vedo, E tu per questo non mi potevi venire a dare una mano? Cosa c'è? La signora forse vuole parlare solo con te? Signora, non si è trovata bene con Damiano? A dire la verità, mi sono trovata bene sia con l'uno che con l'altro. Ma che a dire la verità, secondo me si è trovato buono con parecchia gente, secondo me. Signora, mi dispiace, credo che lei debba ripassare, perché tra una settimana Damiano si sposa e noi oggi siamo nel pieno dei preparativi. Ah! Si sposa! Questa non la sapevo, ma non eri tu quello contrario al matrimonio? Quello contrario alle relazioni durature! Ah, che è una donna sconosciuta, potenta cazzo, che vuoi? Uomini! Cinque minuti ci vuole per fare una foto adesso, che tomba, tutta la vita sogni! E che c'è la conferenza che c'è qui, è colpa tua! Può essere pure, poi un uomo matura. E con chi si sposa? Si sposa con mia sorella. Che bello, con sua sorella. E lei è la signora? Ah, molto piacere, Rosario, la moglie del Cosimo. Ah, oh, che c'è, moglie del Cosimo? No, non sapevo. Sei sposato? Sposato, ma io invece, contrariamente a lui, non sono mai stato contrario alle corazioni d'orto, ok? Come ha detto lei prima, io contrariamente a lui non sono mai stato contrario alle colazioni, alle colazioni durature. Cioè? Sulla zuppa fatta, niente. Ma che schifo. Mai contrario al matrimonio, questo volevo dire. No, però sei uno stronzo. Ma che struba con quello, però? Che bello. Signora, vedo che lei è indolciatezza. Manca poco. Che bello. È possibile. Questo, la signora incinta. Lo dico, chissà se sarà maschietto o femminuccia. Beh, non lo so, amore, visto la panza a punta è maschietto. No, è maschietto quando la panza è quadrata. È quadrata quando sei chiotto nei tavoli. La mia pancia è normalissima, è una femminuccia. Oh, commento che lei preferiva un maschietto. E il papa, ecco, Simo. Chissà il papa che cosa voleva. Ma perché se ne fotto il papa di non lo so, amore, sai, ultimamente Cardinale Giordano sta provando la coppietta. Il papà basta che sta bene. E che cazzo, ma che? Oh, papà, ti basta il suo pony, la creatura non me ne fotto. No, signore, il papà, punto interrogativo, basta che sta bene, punto. Cosimo, hai visto? La signora incinta e io scendo, Cosimo. Amore, non vedo il nesso, non mi fa piacere. Ma guarda, ciao, ma... Sono forse, dici, grazie. Cosimo! Cosimo, io devo scendere! Prima ci operamo! E gonfia, Cosimo! E ha fatto un liquido, cioè! La signora gonfia perché incinta, capito? Però tu impara a ballare, mettitelo in testa, impara a ballare, mettitelo in testa, impara a ballare! E dice, ti cazzo che mi ballano in capo da comandi! Calma! Sentite, ragazzi, ma io non voglio mettervi nei guai! No! C'è la panza, ecco di ciaffo! Io ho solo bisogno di sapere chi è il padre di mia figlia prima che nasca. Ma come ci pensi di vederlo? Senti, ma non possiamo rimandare. Un matrimonio che pure è buono. No. Non possiamo rinviare. Un matrimonio che è una santa cosa. No, signore. Non possiamo spostare. Un matrimonio da mia figlia. No! Un matrimonio sa da fare. L'ho giurato a mia madre. Faccio sempre schifare. Ehi, ma basta, mo, Basta con questa farsa. E basta. Su fatto di guadagno che venendo in casa e rovinano le nostre vite. Ma basta. Vanno a parlare all'uomo! E lo sto! Stanno con me! Vanni parlo, non ti ambizzare perché mi confondo. Ma basta, arriva una parola e se ne fu. Oh, calma, che l'hai incinto. Non mi interessa. Sai che avete saccio, tu parti, tu la fai male. Non mi interessa. Stai tranquillo. Non mi interessa. E non c'è mai carabinieri. Ma che l'hai incinto? Non mi interessa. Tu vai a San Manuano? No! Ora faccio le fuso! Benedetta! No! È un eccellenza di si sa.
che faccio con Dino? E mo si è partuto, vabbè, ma basta, mo, vabbè, dici male da perdere, dobbiamo rimandare il fatto delle... No, 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 no! E quando si mangia l'offro? Ragazzi, io tra poco dovrò partorire, voglio che nasca sua Bologna da mia sorella, per cui andrò via. Quindi facciamo come ho spiegato a Cosimo. Come te l'hai spiegato, Cosimo? Ah, che bruscettino. No, ma che faccio dire, che significa, che bruscettino, che significa? Facciamo l'antipasto in casa la mano. Non è igienico, facciamo i soldi napolitano su su, signore. E bucciottino, e bruscottino, e boccettino. Facciamo fare il bucciottino? Ma mettono cose di bruscettino. Stai tranquillo, il problema è mio, tu ci trasi, dai. Ragazzi, ma io non voglio che voi la riconosciate, né tantomeno che le facciate da padre. Io ho soltanto bisogno di un nome da dargli quando mi chiederà mio padre chi è. Ah, e allora ci sta Timbo. Timbo? Ma se sono incinta di quasi 9 mesi. Sì, vabbè, ma sta cadrona non è che appena nasci ci vuoi, papà, lo so, voglio dire. Se la genetica non è un'opinione, hanno passato minimo 3 anni. 3 anni? Scusa un attimo. Bene, non devi pubblicizzare il fatto di parlare a 3 anni, perché non è normale. Tu sei il solito invidioso, perché a me mia madre mi chiamava un genio della famiglia. E perché frate la parlata a 10, dammi la mia madre. Ragazzi, basta! Io adesso vi siedo e non me ne vado finché non mi promettete di fare il test. Ma adesso dove vuole? Ma sposto davanti, hai fatto fatica, ci faccio parlare io. Sposto. Ah, sì. Sai parlare, lo sai, sposto. Allora, Benedetta, sai cosa ti dico? Sì. Ha portato fuori il gioco. Cacitto fino a mo'. Tutto vuoi sapere? E allora Benedetto, sai cosa ti dico? Lo sapevi una parte sola, hai te dico. Allora Benedetta, sai cosa ti dico? Che parla con Damiano perché io non ce la faccio. Mi vergogno di te, non sai trattare con una ragazzina, sai che tu hai bisogno di parlare con un uomo vero, ma che presidente trova pure in da cucina, da Cosimo! Cosimo, Damiano, salve! Piacere, Benedetta. Benedetta in questa casa, farò quasi una bestemmia. Molto piacere, secondo. Cosimo e Damiano? Sono andato un attimo lì là, ma li vado a chiamare. No, no, stia, stia, lei è in dolce attesa. Prima o poi con calma... Assolutamente no, finché non si è... Oh! Oh! Hai un nome ancora da fornire. Sono quasi 3 secondi, capito? No, è proprio isso. Sai che cosa ti ha detto? Qualsiasi cosa ti ha detto, non la pensa. Sta mentendo. Non si chiama Benedetta. Ma certo che mi chiamo Benedetta! Io non sono questo, ma io ti finemmo sta piano! Ma che sta agitazione, non è? Niente! Ragazzi, insomma, basta! Io non ho più tempo! E facci riflettere un attimino e poi eventi... Riflettere! Loro dicono riflettere, ma lei capisce! Riflettere! Loro dicono riflettere un attimino! Ma che, ma quando dice, no? In fondo, io non gli ho chiesto proprio nulla di strano! Ah, nulla di strano, ma parlo tu con piacere, Ma effettivamente era poco strano! Cosa? Cosa è strano? Perché veramente non sto capendo in un momento! Benedetta, in fondo, che cosa ti ho chiesto? Non mi suggerisca! Che cosa ti ho chiesto? Benedetta, non mi fai cosa... Benedetta, che cosa ti ho chiesto? Soltanto estendere la pettola per la pastiglia! No, italiana la pastiglia! Ma ci metti a che quello che rimane struffo, non piacere! Lo staccio, dice! Benedetta, ti ho chiesto di aspettare solo dopo il matrimonio! E io ti ho chiesto solo un po' del vostro sangue! Che non mi ha chiesto anche la tua anestaviata! Tutti e più, ma che ti ha fatto sangue? Un sanguinaccio! Ti ha fatto proprio dolce! Senti, ammesso non concesso, facciamo col kit! Un kit comunisco questo problema, eh? Allora mi spiego questo fatto lo kit! In sostanza, per far mettere la pastiglia c'è un kit! Tu ti metti un pizzo, metti a fare struffo con la mano, un kit con la mano, ti metti a fare... Ma che te l'ha spiegato che non sto capendo niente? Che? Che l'hai fatto? Mi, c'è solo anche un mancio! Ma che si scemo, che lei ci dà, mi ha bravo! Ragazzi, devo andare in bagno! Che c'ho? Ah, sì, sì, è usanza a casa nostra. Quando una tenta un bagno, mi chiama a causa. Sì, è in un bagno, ma faccio sotto! Benedetta, tutto a posto? Sì! Ti serve qualche cosa? No! Sicura? Lasciate in pace! Ui! E quando sei venuto? 5 minuti. No.
no, ci teniamo che quando uno va in bagno sta tutto cosa a posto. No, perché un'altra volta mi ha detto, come si chiama? Ho detto cosa? E non trovai due cose. Cioè, tu hai stanno sotto due cose. Invece le posso in una. Non è di cosa io. Ma vuoi una cosa? Hai scelto due cose. Perché in abito erano due cose. Sei vinto due cose? Due cose. Mettiamo sulla coppa di vano, c'è qualcosa che non va, tutti i piatti mettiamo sulla coppa di vano. Chi era che la voglio? Ah, ti sei accorto che era una ragazza? È normale, prendi su tutti proprio, chi è? Niente, è solo la ragazza che viene in casa e ti chiede un po' di sangue, qual è il problema? Qual è il problema? Se facessi un bacio all'aria fosse una cosa normale, ma tu puoi capire qual è il problema. Va bene, parleremo. Però ti faremo prima delle domande, cerchiamo di capire. Perché tu a quella ragazza non la conosci? No? Tu quella ragazza non l'hai mai vista? A te quella ragazza non ti dice niente. Niente. Quella ragazza tu non la colleghi a noi. No. Buona, dai, mamma dimmi parla. Ah, mamma dimmi parla, però. Sì, sì. Parla una cosa. Parlerei, io apro. Vedi, reject. Chip. No, io parlerò. Sto cedendo. Non cedere. Sto cedendo. Non cedere. Sto cedendo. Non cedere. Ho cesso. Tieniti forte perché la verità ti farà male. Quella ragazza, lei, è benedetta. Cazzo! Ah, che c'è? Ti sei sentito messo sotto torchio, sì? Me l'hai confessata candidamente guardandomi in di palo e luce. Me l'hai detto faccia e faccia! Lei si chiama Benedetta! L'hai distrutto! Potrei in pugno! Sei contento? Sì! Vai via! Ciao! Male che mi hai fatto. Ma non lei si è presentata anche si chiama Benedetta. Ma non ti sei chiesto perché lei si chiama Benedetta? Ah mamma, ci ha fatto zappa. Bravo, bravo di più. Basta, basta, parlerò. Parlerò. Ti dirò tutta la verità. No, non cedere. Sto cedendo. Non cedere. Sto cedendo. Non cedere. Che processo? E quando sei a me? Aggiungi la mano e dici uno stufato. Allora, tieniti forte perché la verità ti farà male. E sotto, Benedetta. Benedetta. È incinta. Cazzo! Alla finale, lui. Ua! Che lei è incinta! Io mi pensavo che era una dieta che era riuscita a mangiare a casa! Capito? Che le sei bizzarro, ma tu puoi andare pure vicino alla schiena. Ma è vicino a me? No, no, è incinta, perché secondo la capa sono in un'altra capito su. È normale che è incinta, questo ma che faccio? Sai che tipo super sta addosso con tutta la rete? Se lei è incinta! Mi sto lavando come scena, voi! Ma che fatto anna una femmina incinta, femmina su messa da sta casa? Che fatto anna? Fatto anna nulla! Che fatto anna? Io rido e manca fuori! Io rido con la rete! Arrivamo sulle giangli, vedete la rete, voi! Voglio sapere che fatto anna lui! Che fatto anna lui? Che fatto anna a te? Cazzo fatti, mi ricordo niente, fui pure! Allora! Mettiti su di mano, ora le domande le facciamo noi! Cerca di venirmi dietro! Seguimi, col discorso seguimi! Vai, un attimo solo, se non mi dici niente! Ma c'è l'ho solo una curiosità, mi dice lei. Mi sto luando una curiosità. Sì, sì. La ce l'ho. È struzzo. Non può essere anche me. Non mi veniva. Non mi aveva presa così, mi aveva presa solo da capo. Solo. Vai, ci sono, vai. Ma che c'è se sta transita anche a Brunghino? Sto confuso. È normale. Sta un attimo, ti facciamo una domanda secca. Voglio mettermi il suo padre. Il padre ha messo in cinque mezzo punto e ci facciamo pigliare che è stato responsabile. Voglio mettermi il suo padre. Vai. Cerca di seguirmi e andiamo pizzando. Vai. Caro secondo, la domanda è molto semplice. Chi è l'uomo che ha messo in cinque? A tuo padre. A tuo padre. Hanno messo in cinque a papà. E come padre mi ha incinto che lo porto avanti. Non transita, si è impizzato una volta. Gostino, stammi a segnare a me. Benedetta è l'uomo che ha messo in cinta a tuo padre. Ma non è uno! No, no. Tuo padre è l'uomo che ha messo in cinta a Benedetta. No! Sì! No! Sì!
E poi sta ragazza è venuta, hai capito? È venuta in casa per creare lo scandalo. Capirai, tuo padre è un uomo impegnato politicamente. La partita in vista che è la manovra. Però ci sono le votazioni. Ma sai di chi è questa manovra? Dell'opposizione. Sicuramente, per creare lo scandalo, e stavolta tuo padre è una persona troppo in vista. E non sai. Non sa. Troppo in vista tuo padre. Vuoi un papà c'è che manifesta le tue valore, che sta qua? È una persona impegnata politicamente, andiamo a dormire. La persona in vista è che? In vista sta lì troppo, tre rotte tutto quanto vuoi. E papà, su signore, ma chi le se la vede, non zai, non è che non zai. Ma può tre rotte. E mi puoi scaldare la sotto scala, ma fai tu a te questo piano. Ah. E vabbè, a me se non concesso che il papà sia ancora una volta l'artefice di quest'altro capolavoro. Non è così. No, no, sono da presa sempre su fatto, perché la vogliono maturando lo sangue. Bella prova del DNA. Oh Gesù, ma che lo già sapevo, creatura a chi è figlio? Sì, ma non sapevo a chi è frato. Oh frato! Oh frato! No, mettilo tu, guarda, ti è imbizzato, ma mettilo tu sta pezzo perché non la posso fare. Spiega come ho fatto lo frate, che non mettiamo. Te lo spiego, allora lei sa chi è il padre, però non sa chi è il fratello. Tu, Rosario Bella? Bravo! Lo vuole sapere per la prova definitiva dello scandalo. Tania! Stendo a crederci! E noi ci credono, se non ci metti in difficoltà. Noi allora capiamo. Grazie, tu bravo. La cosa più importante è che le tue sorelle non devono sapere niente. Cioè, Rosario Bello non ha saputo niente. Niente, non ci ha mai ricevuto niente. Ma è dico una cosa, ma quando la fornisce papà e papà per tutto il mondo, guarda. Ah! Ragazzi, mi dispiace! Ho rotto l'acqua! No. Ma si è accattronata a volte, guarda. È un... Cretino! Ma roba, non hai tirato la fontana, ha rotto le acque! Boss, ma che ha rotto le acque! Voglio state calmo, perché quando c'è l'apertura delle acque è arrivato Mosè, ma state calmo! Mamma mia, mamma mia! Ma dove se lo fa? Pensa tu, sai quanto sono basi con sai quanto? Dalla rottura delle acque al parco devono passare minimo 3 settimane! Ma sei qua ma quando è rimasto scemo? 3 mesi! E mi sa dopo che ha fatto male mo? Devo partorire! Non partorisci, ma che sei impazzito! No! No, perché quando si partorisce in cose strane non si grida! È scusa te! No! E 5, quando mi sono perduto per che lei dove si è andata zitta, non c'è più! Aiutami! Aiutami! Sono la mia battezza, il piano, mica faccio una spinta, non mi ha sta andando, ma perché mi fai sti cose al meno qui? Ragazzi, portiamola di là, forza! Ragazzi, non c'è più tempo, mi dovete fare partorire voi! Voi noi. Mi dovete fare partorire! Noi! Ho fatto tutti i corsi, il corso preparto, il corso emergenza parto, il corso sanitario! Ma che facciamo corso un parte aperto a mannuccia? È tardi! No, non è tardi, perché annunziato, fanno orario continuato! Sai, chi lo sarà la pura mano, se no! Le spinte! No, non è buttato, non è buttato! Sette! Le spinte del bambino! Ah, ma ti piace la macchina, buttiamo la creatura! Ma perché la creatura non parte? Fino a buon, sei buffato da sotto, 8, 9, 10! Ma che stai contando? È strunzato, cosa no! Ragionando le passate che sta male, ma come sei buffato creatura sotto la morta per fine annunziato, sì. Ragazzi, aiutatemi a partorire! Ma tu hai capito che io se vedo un acco svengo! Ma non c'è fuori la pace, fai la partorire direttamente! Voglio, per quanto riguarda noi, l'importante è restare uniti! Arriva! Ma non lo parmo! No, no, chi se l'hanno fatto? Ah, tecnica la mia! Piscina da vado sotto, appiccia, letto sporco. Ha ragione, restare uniti, subito, tutti e due, vai, vai, vai. La gamba fa un giro tutto, lei sta dammela là, sta andando, ti giuro che ti dice il giugno me ne paga tu San Francesco Assisi. È proprio si tuo faccio, Stavi dietro? Che dove vai? E devo andare in cucina. In cucina, per il salone. Ah no, mio amore, posso anche saltare dalla finestra del giardino. Benissimo, c'è sta l'alternativa, ma si fa per essere lo giardino, no amore? Cosimo? Ti stai drogando, Cosimo? No, ma ci sto pensando seriamente. Guarda, curso di ballo in mia casetta. Se lo ballo ci manca. Ah, forse fammi vedere la mossa dei Cherokee, vai. Ah, ma ti posso fare una mossa di viscio, non credo mai. Ma mi hai fatto la camisa nera. Ah! Ah! La missa nera! La missa nera! Cosimo? Che c'è? Cosimo, quella non era la tua voce! Ho fatto il forzetto, ma era mia! Ma la faccia! Già, ma la faccia! Ce la faccio!
la faccio non ce la faccio, ma sono tornata a Napoli, non me ne passo. Damiano, ma come stai parlando? Sta mangiando bello. Non ce la faccio a fare le fotografie, di là è tutto scuro. Ma che è successo, Damiano? Perché sei così esausto? Sei esausto perché quando tuo marito lavora, lavora una schifezza. Ah! Ah! Tengo commissa a me! Lei è la mia vita! Perché me? Ah! Non partiamo con quello! Vado la vada! Tengo commissa a me! Che me è la mia vita! Svela capo! Cosa sa vedere che mi ha fatto? Non lo faccio per fare una cosa di vita! E ci mancava solo il terzo deficiente, ma che avete tutti quanti oggi? Come è sta situazione? Niente! Lo so, vieni come dammi la mano dal vestito, vieni! Bella, ancora! Oh sì! Fa la temperatura particolare, già ce l'ho in testa, cosa facciamo un bacio cocco, qua gelatinato e casciotto. E cascio la gelatina. Allora, pure qua. Che porto sciolto? Tu riesci a vedere la capo? E scagnato un marzo di una capra di tu. Tu riesci a vedere la capo? Ma mi hai visto un piatto cascio, mi rompo. Sì, tu una lucca, una lucca, tengo da missa a me. Era la mia vita, io stasera non ci arrivo. Mia amor, mia amor, vogliamo fare le prove per cielo? Le prove? Sì, vai mia amor, creiamo l'atmosfera caldo freddo, vai. Ci si fa giola ora. Dobbiamo creare il patto. Ma stai spacciando il virus? Allora, dammi una mano, se no spingi non facciamo niente. Ma è troppo vicino, oh. Non ci dà, è troppo vicino. I'll buy you a diamond ring, my friend, if it makes you feel alright. I'll get you anything, my friend, if it makes you feel alright. Cause I don't care too much for money, cause money can't buy me love. Give you all I got to give, if you say you love me too.
I may not have a lot to give, but what I got I'll give to you. I don't care too much for money, 'cause money can't buy me love, can't buy me love. And everybody tell me so. You can't buy me love. No, 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 no. Say you don't need no diamond ring, and I'll be satisfied. Zio Francesco, calmatevi, un attimo solo. Ehi, nata volta. Sì, ma non è stata colpa di Damiano, è stata colpa mia. Ho capito, sì signore, tutte quelle che dici tu. Io dico solo questo, che è il giorno più importante per Damiano. Ci tiene la vostra presenza da prima. Nata volta, fatto la partecipazione. Zio Francesco, ho sapito, siamo in Italia, le poste funzionano male. Lasciate stare a ambulanza, per non mannare la partecipazione. Di camomilla, eh? Ma volami che mi ammosso! Appunto, te farebbe bene? Oh, avevo chiesto uno scignon alto, elaborato. Fumare una carciofola, papà! Però è alto, eh? Senti, ermanita, se la smetti di giropagare per casa, te lo risolvo io il problema. Mamma, che mi innervosisce la parrucchina? Perché io le dico una cosa, a quello ne fa l'altro. Io le dico una cosa, a quello ne fa l'altro. A capo, e va bene, hai ragione. Però se tu le urli in testa, la poverina non capisce niente. È sempre una povera parrucchiera, eh? Le cose vanno dette con calma. Parlo tu, va? Ce parlo io, però con calma. Perruchera! Perruchera, tu dove hai imparato a fare questi capelli? Tieni, e com'è bella quella spagnola? Che non c'è se, ma tu la fornissessimo noi, Rosario! Mamma mia, che giornata di calore, mamma mia! Ringraziamo nostro Signore per averci mandato questa grande giornata di sole! Sai che celebrazione, che bella, allora stai qui! Vai, arrivati, andiamo a fare la posta! Ma fritte! Che fa fritte, fa go! Ma papà mia, chi si fa caso per il movimento, sai che pioggia che fa? E come si fa il movimento se non sta ciusciando? Sta ciusciando, se stiamo solo pessimisti, se non sta ciusciando, sciocci! E poi ti dico una cosa, dove ci mettiamo con la pioggia, tutti gli invitati, dove ci mettiamo? Ma sai quelli che non piove, ci sto solo! Non piove, sono d'accordo, non piove adesso, ma dopo pioverà. Sì, è una cosa, facciamo così, se piove dobbiamo rimandare, sì! Rimandiamo per impraticabilità. Sì, hai studiato pure un capito. Per impraticabilità? Sì. E a Maduana Rumena calibrano. Allora si può fare? E non decido solo io. Chi decide? L'arbitro. Arrivo con un sottoraggio. Per si rimbalzi dall'area rigore. Ma che le piace? Cosa va? Capo? Zio Liborio. No, ma Zio Liborio, calma. Volevo zio... Oh. Chi? Zio Liborio. Ma fa morire a me, Zio Liborio. Perché? Rive sei! Ah, come di Giovanni, guarda! Sì, Zio Ripò, va bene, d'accordo? Rimaniamo così, va bene, tante cose, Zio Ripò, tante cose. Ciao. Tutto a posto? Non vedo. Ma come non vedo? Li voglio compare che ci mi hai visto. E dici che non vedo. Perché non vedo? La sua tesi è che l'ho avvisato troppo tardi. Troppo tardi? Ma quando l'hai avvisato? È stato il primo! E non vedo! Stamattina la prima telefonata è stata sola. Lascia da. Come qua, Zio Liborio, l'hai invitato stamattina, l'hai invitato. Oh, come credi? Che hai sposato solo tu, non mi ha mandato tu. E ti siamo sposati, una cooperativa è nel senso che non sei solo tu teso per il matrimonio, questo voglio dire. Senti una cosa, io devo capire una cosa. Io cibo per 150 persone. Ma se tu fai il coso mega uomo, non è colpa mia. Il coso mega uomo, che aveva fatto? Il marello. Chi è? Pronto? Chi è? Uè, sei un sedino! Sei un sedino! Non mi fate! Ma fa pure a me, sei un sedino! Ma che? Rive se! Uè, che fai? Vieni, alzo! Ma fai? Vieni, l'ultimo solo che non c'è niente con la gatta! Ma che? Ma non sei tu! Ma no! No! Quanto! Guarda che sto a fuoco! Dottore, allora ricapitolando, la luna manderà la sua massima energia alle 8, quindi il rapporto sessuale dovrà venire tra le 8.02 e le 8.16 di stasera. Perfetto, dottore, grazie. No, non durante il matrimonio. Dottore, senta, mi scusi, non è che il rapporto sessuale potrebbe avvenire un poco prima o poco dopo? No. Bene, dottore, vedrò che cosa posso fare. Adios.
Ora come ce lo dico così, ma che Madonna, le dico? Come ce lo dico a Damiano? 150 invitati, ma come? Lo sfizio uno su. Oh, mio amore! Ora qua su. Mio amore, ma come sei bello, mio amore! Ma io? Tu, mio amore, questo vestito ti sta meravigliosamente! Ma stamattina mi metto la schifezza, ho detto, oh, questo vestito fa schifo, tu fai schifo così! Ah, Martina! Ora te sta bene, sai perché? No! Si è attaccato tutto addosso! E ci ha giocato uguale, capito? Ma tu mi ha busto di caffè! Bravo! Mio amore! Ma chi te l'avrà mai fatto questo meraviglioso vestito? O barbiere! O barbiere! Il sarto, amore! Ah, un sarto! Non lo sarto, lo sarto! Ah, ma la sardina è da quanto vestito! Amore, stai tirando la cocaina! Oh, mio amore! Guarda che ha fatto un sarto! Gli ha fatto proprio la spalla! La spalla? Ah, ma poi ti ha fatto anche il braccio! E non male, la so! Ma quello non ha sbattito! No, dico, ti ha fatto! Ti ha fatto il pantalone sotto e il gine sopra! Non ci capisco! E ti ha fatto il pantalone sotto e il gine sopra, bello, mi piace! Ha voluto fare questa cosa, no? Ah, ma ora ti stai tirando la cocaina, ti stai tirando la rete, non ti stai tirando! Mio amore! Guarda lì! Guarda che fa questo vestito! Questo vestito ti toglie la pancia! Vero, toglie la pancia! E però devo uscire pure gli addominali, mio amore! Addominali avrei piglio, però la pancia non è. Ma guarda lì che fa questo vestito! Ti fa un nasino alla francese! Così! Ma poi ti fa proprio due occhi alla cinese! E boh, sì! Mio amore! Ma questo vestito ti fa più alto! E chi lo mai ha usato tre pia? Amore, cosa serve, Alice? C'è Rocky che ha dato la notizia. Sono asciutto il tardi. La luna emanerà la sua massima energia tra le 8.02 e le 8.16. Domani? Sì, di stasera. Pensa che ridere durante il matrimonio di Belli Damiano. Senti, amore, cosa vuoi fare? Che noi non possiamo perdere questa occasione. Ma che gli diciamo? Che mentre loro sposano la terra, invece la prima non parlo. Per piacere, non incominciare a fare il distruttivo. E poi vado a togliere questo gilet che ti fa una pancia esagerata. Se è bucato e trasformare. Io capisco che impallare 150 invitati non è una cosa semplice. No, lei è impaurito, non preoccupa. Però noi non possiamo perdere questa occasione. Ma scusa, la luna non esce anche domani. Ma non è buona, la luna buona è solo quella di stasera. E poi c'era chi ha detto che il fatto che abbia partorito in casa quella vostra cliente è chiaramente un sogno astrale. Oh, ma chi dice che non conosce bene il tempo, non sa pure i fatti, c'è. Il fatto che la cliente è partorita in casa è chiaramente un segno facendo una brutta figlia. Ah, stai qua! Voglio, voglio. Allora dai, cazzi, vedo o non vedo? No, qua, c'ho parlato io, tranquillo. Come stai bene, voglio? No, mi piace. Sì, no, 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 mi hanno fatto qualche. Ma che è sul sito, ma faccio cult. E chi l'ha ruota a te, ma la mi sa bene. Damiano, dove sono le bomboniere? Madonna, cose, le bomboniere. Pure le bomboniere la pigliano, ma non lo so. E perché mi faccio dei mascherami? Venga, io per me, non so, ma non trovo tre mesi, sei un irresponsabile, non trovo tre mesi. Che cazzo, mi sa. Fare la bomboniera un'invitata una bomboniera. E faccio mezz'ora e zero. Ma ci faccio mezz'ora e zero, mi sono dimenticato. Ma chi la rapiglia le bomboniere? La migliaia! Ma una cosa, Damiano, chiama il negozio, vedi se te le portano. Sì. Cioè, fammi sapere perché siete stati tre giorni in clinica con quella vostra cliente. Ah, brava, proprio perché era una cliente, nasceva la creatura, arrivava un altro fotografo e spigliava un battesimo. Dai, Damiano, che esagerazione! Amore, i soldi non cadono dal cielo, eh! Infatti, mio amore, qualche soldi cadono dalle tasche mie e di mia sorella. Quasi, adesso non è un rechissimo, per tutte le volte che ce l'avete rimpacciata fossimo miliardari. Bravissimo! Bravissimo! Bravo! Bravo! Non si dice. Dico, scese dignità che hai fatto. E per questo lavoriamo, per non farcelo rinfacciare. Ah sì, Damiano. E vi state tre giorni su una clinica con una cliente? Si fa, cara. Ti rifami a morte? Alle 8.03. Ma non la zia, non si ha la zia. Voglio parlare con un sessuale, voglio parlare con un sessuale. Voglio morire, voglio morire. Qualsiasi cosa non ti abbatte, eh? Non mi parlo bello tu. Qualsiasi cosa non hai il diritto di abbattere. Ah sì? Sai cosa vuole mia moglie? Che alle 8.02 deve avere un rapporto sessuale con lei in questa camera. Cioè praticamente lo stesso orario che ti stai sposando. Buon combattimento! E meno male se vuoi da capo proprio figlio e noi non parlassi con Funno, ma adesso faccio parlare. Ti dico solo una cosa, una. All'epoca mia mamma e mio padre, mi ricordo a papà, quando tre geni, chiamava la mamma e dice, non è, ma fa niente. E che so?
Sì, ma si caito, vai la non vedi. No, dammi la pena, però tu i parenti, tu non mi hai assicurato. Ah, ma era da me l'impegno di partecipazione. Andiamo per la cura. Damiano, mi ha telefonato il responsabile dell'ufficio vendita del negozio di oggettistica dove abbiamo prenotato il nostro matrimonio e le nostre bomboniere. E mi ha comunicato, sorprendendomi, che le stesse non sono state ancora date e ritirate. Stronzo! Amore, mi sono dimenticato! Lascia il segno! Ho pagato io! Ho trattato io! Tu dovrai solo andare a ritirare il manco che le fa! Ci vado adesso! Subito! Non c'è bisogno, tra mezz'ora stanno qua! Sei inutile! Oggi tra te la parrucchiera mi stanno facendo impazzire, bro! Scusa, ma gli sposi non si dovrebbero vedere! Eccoci, scusa, ma ho corrispondenza! No, dico per tradizione, non si dovrebbero vedere un giorno prima delle nozze e 16 o 17 anni dopo! E siete pure 18 vinte, no? Spirito! Era un po' fighissimo, amore! Guarda, quello Damiano tiene il senso dell'umorismo! Oh. Quello Damiano non tiene niente! Ma è lo senso dell'umorismo? Non ha aperto no! Damiano! Oh, avevi l'ultima settimana per interessarti un po' al nostro matrimonio, ma lui che fa? Si sta tre giorni sopra un acrilico, perché nasce a quattro ci partorisci in capo! Oh, ma va! Cosa? Questo pallone, va giù! Ma sguardi questo pallone! Non finisce qua! Non finisce qua! Allora, hai proprio il cretino, perché io mando tutto là. E mi basta tanto così! E Gesù è testimone! Ah, Gesù fu testimone! Azzi, ti devi venire a comprare le patate erne! Ti è venuto un fotografo? No, stavo parlando con mia moglie. Si va mai? Buscata la moglie! Non è già buscata la mia moglie! Pertanto io perché sono riuscita... Dimmi, nonno! Un nonno? Un nonno! È grande nonno, ma che? Ride sempre! Ma fammi te scie, padrino! Dimmi nonno! Sì, voi no, nonno, tenga Damiano vicino a me, confermato! Voi nonno, confermato? Non cambiare idea! Confermato! Grande nonnetto! Ciao nonno, ciao, ciao! Mi piace sempre il nonno dagli altri parenti! Grande nonno, arzillo, capo! Nonna nostra, a te la non va. Un matrimonio tuo. Un matrimonio mio. L'unica festa con l'olio non si fa. È malato? No, sta buono. Tu il telefono è confermato, non è confermato. È confermato che non vino, nonno. No, perché ti spiego, voglio lo su piatto vacante, in una sala vacante, no, il piatto voglio lo piatto vuoto uno nonno, perché mi pare brutto che ci sei il piatto su vuoto, nonno ci stava, era un'impressione che no, me la fa sì dove avevo piatto uno. Scusa, così mi vorresti fare una domanda, so che gli invitati è un problema tuo, però una curiosità. Quanta piatta a manuale? Cioè vuoi sapere quante persone non vengono? Voglio fare i tavoli lo fa. Che può fare? I tavoli lo fa per organizzare. Non è qualche esigenza particolare? No, puoi anche su tavolo da 20. E ho messo tutto in coppa. Spiego, voglio fare una tavola perché può... Vai, tranquillo. Sì. Scrivi. Sì. Butch e croce. Butch e croce. Potremmo mangiare la cucina. Adesso cosa ti ho voluto dire con questa metafora? Attenzione Damiano, voglio usare un'altra metafora. Perché mi piace... Attenzione alla metafora, Attenzione alla metafora. Attenzione alla metafora. Damiano, mi sono dimenticato di mandare tutte le partecipazioni a tutti gli invitati. Non così. Ma si può capire, capisci?
sposimo? Morismo tu a me, a lo cazzo sta metafora. Vedi il lato positivo della cosa, dai! E quale, in ogni cosa c'è sempre il lato positivo, in questo caso per esempio il lato positivo, in questo caso io non lo trovo anche io. Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì! Ma sì, mamma merda! A me che ho pensato di incarichi io cibo per 150 persone! Perché le canguzze mi congelano, ma tu come? Non congelano, ci vuole una cella frivolizzo! Non scongelano e non starci! Sì, ma mi è scherzato, ma ci ma come la combinava? Ma tu che buono! E nessuno! No! Non mi santo! No, ma fai no! Buongiorno ragazzi! Benedetta, che ci fai? Ragazzi, ho bisogno di una mano! Una mano? Che se non la dormiamo, che tu cabaccio! Fermo! Ma che andiamo? Se adesso lascio lo stare. No, no, spiego che. Spiego! Una dimenticanza importante perché. Sì. Scutate i pulmonini. Perfetto, i pulmonini! Io ho cibo per 150 persone, perciò sto nervoso, se ci potete partecipazione. Bene, mio caro Damiano, se il tuo problema è il matrimonio, perché ti sposi? Ecco, bravo, se il problema è il matrimonio, perché ti sposi? Perché mai fare questo passo? Perché mai fare questo passo? Tu per questo sei nervoso. Bravo, tu per questo sei nervoso. È pure per il bombolino, dai. Il bombolino va a pigliare che sono in capi, capito? Che cosa? Ah, questo mi volete dire senza neanche parlare, io ho capito, tu pulitrice, che mi sposo soltanto per il giuramento fatto a mia madre. Sì. Sì. Ditele le cose, se avete il coraggio. Sì. Le cose, ditele in faccia. Girate. Sì. Sì. Ah, invece non è così. Ragazzi, ho bisogno di una mano. Prima no? Come io oggi ho l'incontro di lavoro più importante della mia vita e non posso mancare proprio per nulla al mondo. E allora? Vabbè, ci dici quel terreno, che si è fino al capo. Ho bisogno di lasciare la bambina qua per due ore. Ma si fa? Ma si fa? Capita, credo il capo un po' rimanere per la morte di Maria. E chi come stanno assunto? Secondo te io questo da questo in caccia qua? A! Magari tu! B! O pizzaiolo! C! Babbo Natale nel centro commerciale! D! Ma già sposato! La risposta qual è? D! L'accendiamo! Ma è ma già sposato! No, no, questo no, perché lei è sempre nostra figlia. A proposito di nostra figlia. Che è? Questo è il kit formato dalle concettine che voi dovete riempire e poi me le consegnate. Non vi preoccupate, ve l'ho già detto che quelli del laboratorio sono amici. Resterà tutto nell'assoluto riservo. Attenzione a non dimenticare di segnare l'iniziale del vostro nome sulla rispettiva boccettina. Ma non vedi, perché le medicine a 33 quando parlo. Non possiamo farlo, non abbiamo tempo. Cioè, non avete tempo di... No, ma due minuti ci mettiamo niente. Bravo, ma non abbiamo tempo di tenerci la bambina. Vedi, basta. Angela in casa non può rimanere. Angela, Angela. Come tua nonna? Perché l'hai chiamato? Allora, perché tu ci devi per parlare con le bambine? Ma Angela, perché l'hai chiamata Angela? Non si chiama Angela. Non si chiama Angela. Ma quello non è importante il nome della bambina. Bravo. Quello che è importante è che la bambina non può rimanere qua. Bravo. Ma stiamo pazienti. Bravo. Piera, papi, non puoi rimanere qua. Che me l'hai capito? A papi. No, prima i papi. Non puoi rimanere. No, mezzo. A Piera. L'hai chiamata Piera? Piera. Come a tua madre? A mamma si chiama Piera. Perché non ricordo. Chi è mamma? Ah, è mamma. Perché l'hai chiamata Piera? Ragazzi, non si chiama neanche Piera. Insomma, basta. Ragazzi, si tratta solo di due ore. E questa non è una preghiera. È una minaccia. Esatto. Allora io vado, ciao. Ah! Evitate di farmi spiegare a Bella e a Rosario che cosa ci fa una bambina in casa vostra, ok? Pensiero nostro. Ciao! Si chiama né Piera né Angela, chissà come la chiama. Si chiama la mamma. Cazzi. Sì. Chissà come la chiama Bella, dammi la mano. Che se si sbuca una rossa o qua, ecco. Con calma, ti. Con calma, con calma, ti. No, e no! Secondo? Guarda che manca una ora la cerimonia, tu proprio non mi vengo a lavorare! Io non voglio collaborare, Rosana, una volta, io non voglio collaborare! Sì? Rosana, tu mi chiedi delle cose impossibili! Ma impossibili, impossibili! No. Cioè, solamente chiesto di apportare una pechinissima modifica alla cerimonia! Una pechinissima modifica, sì, lo so! Tu mi hai chiesto di dividere la Santa Messa!
in due tempi. E allora che cosa c'è di strano? Guarda, secondo io aveva pensato di fare un bel primo atto. Peppino De Filippi, il secondo atto facciamo scappetto. Che l'abbiamo devo salvare tu vuoi salvarlo. Ma resti a teatro, capito? Teatro! E io prendevo la santa cerimonia a fare il teatro. Scusa, ho sbagliato a parlare. Va bene, mi correggo. Allora, facciamo un primo tempo con il rituale della cerimonia, del vino, dell'ostia e tutte quelle cose che ti fanno tanto divertire a te. Poi facciamo una bella pausa, un po' di rinfresco, qualcuno se va a fumare una sigaretta. Passi di popcorn. Mi piace l'idea, sì. E dopo un quarto d'ora facciamo iniziare il secondo tempo. Ah, ma allora questo è un bel teatro, no? Che sto facendo, no? Mamma mia pelle, mamma mia pelle, come ha combinato un po' così dopo il matrimonio? Che giornata, lo sa? Io poi vorrei sapere soltanto una cosa, tu e Cosimo, che cosa dovete fare di così importante? Non te lo posso dire, però ci serve solo un quarto d'ora. Allora di qualsiasi cosa si tratta si fa troppo matrimonio. No. Si rinvia proprio il matrimonio! Lo sa, basta, la mia ultima volta sono stressato, ma come giuro che la genialità, come voi, non te lo so, sono stressato, non è proprio un altro, voglio bene. Bella no! Signore mio, sto notando un certo accadimento da parte tua nei miei confronti, gomma mai! Io quella marrucchiera la uccido, guarda qui, guarda! No! Perché Bella, te lo giuro che sei veramente... Bella, sei veramente... Non te si può guardare! Hai buona sorte, veramente te si può guardare, sono amico, ma allora amore, ma li giudi, invece, mi c'è la verità! Non è qua! Bravo! Complimenti dall'assoluto, stai spaziando solo con me, con tutta la famiglia, e quanti tu arrivi a spaziare, quanti! Bello, lascia stare un'ora retta a chi lo va in coppa, pazienza, Poi dopo tutto, ricordiamoci che la vogliono è una parrucchiera, mica è una santa. Ma cosa vuoi dire? Niente, non incominciamo. Che vuoi dire che sono brutta? Ho detto questo? Non l'ho detto, ma l'hai pensato. Uo, se ne c'è un domenzino. Non litighiamo. E appunto, non litighiamo. Ma finisci la mia offendere. E che ti sbatto a fare questa maniera stamattina? Io già sto stressato perché non vai che l'attare in chiosso anche la loro amici. E si sbatte pure. Allucamo una continuazione da sta casa. Allora non tu muori. Andiamo per allucamo. Ma che fa fai? Io prendo il bambino. Ma che allucamo? Ma sento il muro. Chi? Chi si è addormentato? Chi si è addormentato? Damiano. Che sì? No. Ma tu torna solo di mano si è addormentato. No, troppo vicino, no. L'attenzione, il mio stress, boom, si è addormentato. E che dici, Cosimo, questa non è una cosa normale? Insomma, ma mi sembra ciò. Ma come è possibile? Ma è senza cuore! Oh, va bene, devi bere, No, ok. Ben trovato, ben svegliato, riposato bene, sì! Ma a me va subito, un'ora come di morte si addormenta! Ma non te ne importa proprio niente di me! Lascia passare oggi con la tua festa, ma da domani si cambia! Gesù! Ma tu lo vedi che fa? Dimmi Moretti, una di due! Fai serio? Cosimo! Ma non ci trasi in questa cosa, ma quello mi fa trasi! Se una cosa del genere fosse capitata a te, tu staresti volando tra gli angioletti del cielo! Perché io ti avrei ammazzato! Mi sono accaduto là, Senza, dopo fatto lo chiamo! Ma io ho vergogna sta cosa! Cosimo! Che c'è? Un giornale tutti in marino! Quella... Madonna! Questa pagina 5 è straordinaria, questa è bellissima, questo non dici che è buono perché la sminuisci, questa è bella, questa è proprio bella. Bella mia moglie! Qui stai? È bella moglie? Oh, che navi? No! Questo è il primo che ho sotto tra. Ma bella, era messo giù. Oh, la pagina 5 è mia. Sì, è tua, eh. Facciamo la stessa pagina, non fai schifo. Sì, non dovrei più, ma facciamo la stessa pagina. Facciamo come ho fatto Benedetto. Io ho fatto Benedetto, non sapevo. Se tu mi dici, non ci facevo niente. Vado prima io. Poi fai presto, fai il resto che si faccia avanti, vai. E va. E che? Poi voglio instaurare un certo rapporto con sta ragazza, sai? Questa qua. Cioè, non voglio subito andare al dunque, perché mi... non mi piace, la voglio un tocino, la porcocino e poi quaglio. Vai. Cosimo, sei tu? A me sto cercando qualche, ci sto cercando la ragazza. Anche tu, anche la bambino. Anche tu. Finalmente pochi baci da sta casa, già la faccio giusta, ma io sono troppo stressato, non ce la faccio. Qua bella che hai fatto la posta, sti lavatori che si lasciano la vedi, tiè. Bello, già sta qua. Già sta qua. Tu mi sei scatenata, basta, ma ti ne basta
Daniela! Ah! Basta lamentarsi! Chiama Bri! Devi restare qua! Ecco un lamento frutto salario! Ma non fai il bimbo, guarda che cosa si fa fare! Zitto, bene! Tu non ti devi arrabbiare! Pure che quando ti arrabbi, ti fai brutto! Qua se sento piazzato solamente! Guarda là che me! Ma che lo stai buffando la sua? Ma come vedere? Dai qua! Bella, tu devi restare serena! Questa è la giornata più bella ed importante della tua vita, resta serena! Basta! Resta serena! Bravo! Resta serena! Brava! Resto serena, se mi faccio in sfugà! Io sono sola, eppure la Madonna è testimone! Guarda, wow, non fa testimone! Sai che busto che ti ha fatto? Appoggio la zapata! Schiosci! 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 In faccia uscì a te, sfuggì! New York, New York. Oh, happy day. Maria Marie. Billy Kanji. Oh, sola me. Lo so, canto bene. Ho fatto una scuola di canto, sì, un po' di tempo fa. No, non fare così, ti prego. No, io con te sono stato chiaro dall'inizio, non dire così. No! Per piacere, appena arriva. Che hai detto? Sì, dico appena arrivi. Chiamami, non farmi stare in pensiero. Di qualcosa. Washama. Vicinate cosa? Washama la porta. Perché? Mi c'è per venire. Mi devo dire una cosa a poco. Quando è cominciata? Ah no, a posto stai fumando. A posto prende. Ma che stai drogando la massa di gondo qua. Vabbè, a posto. Vabbè, no. Sicuro che sono male. Stai male? Sono male, io sono sempre vicino. Aro, là. Dopo di va. E morte che ne lì. E dopo sappiamo. Secolo. Trovo delle scuse a te. E faccia la base che giusto tu fate la caprice. Secolo, la verità. Non la verità, mi hai. Sì, secolo io sto male. Che ti? Io quando vado in bagno, parlo. Parli? E con chi? Con l'atto grande. Questo proprio. E perché? Perché mi affezione, mi piglia cosa, ragazzi, non mi capirai, lui pochi attimi prima dentro di me, fa parte di me, ma dirò, se no. Forse, ma forse tu non lo sai, ma chi mi là? Che sta fanno? Vanno a bere, vanno a bere, vanno a bere, io lo sciacquo la casa. Non faccio un gesto, ma mi dà mazza, poi quando si riscoppia, capitano? Ma poi vicino a chi? Fammi una coppia di telefono quando arriva la casa. E perché date fare una coppia di telefono? Lo sa, ci si sono quasi a fare la fine in mezzo. E che fine va qua? Ma che la fine andata a fare? Arrabbiati, e chi è che c'ha a fare? Fatti un asciugato. No, deve essere corredato da un rumore più veloce. Pronto? Shhh! Uguale! Attivo! Mi ha trovato la prova pressa ai squadri! Non stai ancora cagando! Faccio la cosa, faccio una bella tazza di camomilla bollente! No, camomilla via, che fa? Facimmi prima lo tempo! Hai ragione! Allora facciamo una cosa, faccio una bella tazza di tè bollente! Una bella spruzzo di limone, capito il limone a stregna? Ah così, tu ti rendi tutto guarendo con te, tu pazzi da tutto guarendo dalla panza, sì! Tu stai pure con la capra, no? Dalla panza, con la capra, ti chiedi una trascella, tu chiedi qua. Buona! Disgraziato maledetto, come sta? Che ci fai? Stai messo a pensare al bambino? Ma ti appoggio secondo? No, c'è tutto cosa! No, mi sono mandato una fatta, ma mi ha dato scelto. Vabbè, vado io! Hai fatto qua, posso andare? Posso, vai, tutto a posto. Vai, vai! Che fa?
è mia, la genita, pagina 5 è mia. E mi lasciate solo con la bimba, arrangio. Non ce la vedo, ma arrangio con la bimba, ma arrangio. Sta mortata perché si sta con... Viva cagare pronto, e per la gara cagare, viva cagare pronto. Ma lo sa! Oh, ma tutto il tempo che mi fa per coscia. Uè, mi raccomando, posso stare, Vieni qua, sussò. Ma ci mette l'acqua fredda per cosa? In bagno! E allora già pigliato! Mettete vicino alla foresta per seccare la bocca! Vai in bagno! Dottore? Dottore, per piacere, le deve ragionare. Io non posso avere un rapporto sessuale con mio marito durante il matrimonio di mia sorella. Ah, grazie, dottore. Me la può dare un'altra data, così la segno? Nel 2034! Dottore, ma le pare che io non ci vorrei riuscire! Ma non è che potrebbe ricontrollare tutti i cartoni astrali e magari ha sbagliato? Già l'ha fatto. Ho capito! Stato convocato? No! Tu, nudo, sul divano con Fecondo! Guarda ma! Secondo me io ci spiegammo! Ma cazzo, per testa! E mi voglio sopportare, mi voglio sopire, non mi voglio stare presto, ma non voglio essere scagnato per il giorno, e ciao! Allora spiegaci! Io vado a sentire le ragioni di Secondo che neanche mi interessano, perché già te si ammazzo! Però, che giornatina! È ancora da dormire! Ma che stai creando? È una questione! Ninna nanna ninna ho, questa bimba chi la do? Se la do, questa è bella, che la do alla Befana, se la tiene una settimana, se la do all'uomo nero, se la tiene un mese intero, se la può al buon Gesù che sa la vita è male giù! Ma chi l'ha fatta questa ninna nanna? Perché? Okay. La ragazzina! Ma sono qua andata la ninna nanna, la creatura prima c'era la Befana, all'uomo nero, al buon Gesù, dice la creatura, ma si muore, che cazzo mi hai fatto? La bambina piange? C'ha fame! Un po' per chi, aspetta un momento. Resta la sua cosa per sopra il papino, vieni! Ti fa il papino cosa? La sua cosa? Il tuo quarto è sotto il mio. Aspetta,
ha già picciato cornetto, ha già picciato cornetto, non un bravo niente là. Ha già picciato cornetto. Oiga, 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 oiga. Pronto? Tieni, metti poche tavole, andiamo bene, metti poche tavole. Che dici, dalla giornata ce lo metto. Questo? Stava c'è una scagliola, papà. Adesso sembra un po' che ruma, tutti, capito? Che se ne c'è? Ha trovato l'omogenizzata là. A casa mia? L'omogenizzata a cascata e prosciutto e cocktail di campo. Quindi ci sta pure l'omogenizzata a papà dei cozzi, quindi. Oggi pure mi fanno pane di cicla e ricotta. Hai questo tempo? Ma quale carte ci vuole? Comunque la bambina piange perché ha fatto la cacca. Ah! Si è andata a cagnare. Oh, è appena nata creatura. Guarda che sotto, Santa Cagnà. Ah, si fa l'uomo? Sì, sì, sì. E come la fottè, tu la sviglia. È forza, guarda. Non lo posso fare. Il dottore sta picchiando da mia nonna, no, da mia nonna, no. Ok, tu ci vuoi a cagnare, cacca il dottore. Ha detto il dottore che io sono allergico alla cacca. Hai tu dottore, quando vuole buono, fa la cagna a cosa. Ma sapevo che... Ma che tu sta buona la cacca. Oh, sta bene perché la cacca la mantiene più calda. Compatta, sta bene, lasci stare. Si è addormentato con tutta la cacca, quindi sta bene. Veramente si è addormentato. Veramente si è addormentato, perché lui sicuramente è figlio a uno di noi, è meglio che si abitua a sta mezza cacca. Perché l'ha distanziata la mamma, ma quando? La mamma mi ha telefonato, ha detto alle 8 e un quarto sta qua. E chi ci ha dato questo appuntamento? Ha girato. Ma sei pazzito? Okay. Cioè, alle 8 e un quarto. E me? Cioè, praticamente tu stai sposando e stai avendo un rapporto sessuale con mia moglie. Non lo so, non ci succede da niente. Tutto in altri minuti da succedere. Senti, salta, da 5 minuti salta, fa sta messa, va bene. 5 minuti a mano, proprio male, perché sta messa dura troppo. 5 minuti a città mi fila. A città mi fila, ma se non secondo, certo. Lo sai o no? Lo sai o no? Che è stata? Oh, ma vuoi dire che quando faccio doccia sangue? Che è successo? Ah, fa la risata! Tu mi vedi, Rosario, che sei misangato! Tu devi fare una risata, non è da noi che ci siamo misangati! Vieni, vieni, vieni! Veloce, vai! Vieni a noi, vieni! Veloce, veloce! Ma che tiene paura? Paura? Quando io mi avvicino a voi, tremo! Tremo! Sta cammi sei forza! Sta cammi sei forza! Che stia la tonica! Ah, tonica per forza! Per forza aggiunto, io un bici stamattina mi metto la tonica, che mi ha chiesto la tonica! Stai giusto, quando capisci, la cupa della macchina è battente, capito? Stato ciò, mi si rompe! Sono esattamente, esattamente! Ah, ma sai che era bucato! Ma che bucato? E allora? La moglie, Rosario, mi ha chiesto di dividere la sanna a messa in due tempi! Ma che mi ha fatto qui, ma mi ha fatto! Quando mai? Non mi fai prossimamente, ma fa! Al limite facciamo un cortometraggio! 5 minuti a mano a mano! Ah, sì. Ci vuoi dare città a me, figlio? Sì, ma tu città a me, figlio. Ma che stai dicendo? Io devo celebrare la Santa Messa secondo i crismi ufficiali della Santa Chiesa. Ma tu? Ma sei me? Io? Ma sei arrivato a raccomandare la casa? Io? È cambiato tu? Me ne stai a me nel palazzetto ufficiale. Tu? Ma ci fai scelto, fammelo quando tu. Ma tu sei preto professionista o sei amatoriale? Ma sono professionista, però. Non sei filo drammatico. Oh, allora, è cambiato tutto. E poi? E ci hanno fatto quanto comprare per poi giù i vescovi, a Basciufacca. Basciufacca hanno fatto con loro. Tutto è giovanissimo. Sì. Vescovi e cardinale, qua. E in motocicletta si mettono a naso qua. In motocicletta? Vanno a posare il guaglione alla casa e si mettono a fare. E invece i cardinali possono il guaglione alla casa? No, qualcuno non sa la porta la non è detto. Oh, questo, è hanno detto, questi vescovi e cardinale, hanno detto, questa messa è troppo lunga. Troppo lunga, troppo, dura troppo, troppe parole, in poche parole, troppo sfritto. Troppo sfritto! Sfritto, è carino! È latino! Bravo! Sfrindum, sfrandum, sfrandum! E che significa? Significa messo troppo lungo, non è che avessimo fatto la 5 minuti a così ci dammi il cammesso almeno a mangiare a casa! Oh, è latino! Tu stai messo come volessi fare! Ma non è come voglio fare, è come la diciamo da 2000 anni a questa parte! Guarda, che tieno, 2000 anni! Però mi porto pure, hai visto? Ma perché si ignorante? Ma senta così solo quando parlo con lui? Sono 2000 anni che la messa fa sempre nella stessa maniera! Allora lo fa! Prendiamo ad esempio la messa che da qui a poco andremo a celebrare per il santo matrimonio di Damiano, no? Ecco che tu schiamo di Tasac. La messa inizia nella maniera che definirei quasi canonica, classica. La messa inizia con nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo, amen. Per dimmi di me, sai con caso non stanno a snaggio di un quarto, no? Voi dite sempre una persona tutte e tre. Ah sì, la chiamavano Trinità. Ah, allora nel nome del Padre, Bambi Spenza e Terenzi. E che fa tuo figlio? Ma lì stai sfritto, vai avanti, va! Aspetta, fammi tagliare, non so più. Bravo, dai, dai! Dopodiché ci stai scritto, io credo! Ecco, non dico! Ci
dici io sto qua, ma se andiamo messo, che non c'è ogni volta che scrivi, no, io credo, non solo di sto qua. Perché scusa, ma hai sentito una cosa che uno si sente tutta la messa, non è messo, ma alla fine va vicino all'altare, dice, ma non sai che sono buddista. E che ti puoi fare? Onesto, è sfritto, va avanti, va. Aspettando proprio che sta a me. La lettura del Vangelo, no, ma fa? Come no? Poi vediamo una puntata quando, vediamo la puntata quando Gesù... La puntata? L'episodio? L'episodio quando Gesù andò sul monte... Sinai. O monte Sinai? Sì, si è tagliato a bulle. E te corre o petto lei? O una a Nazare. Gesù Cristo, signore! E per te a bulle. Vieni! Andò sul monte, il monte anonimo che non si capiva che monte è, andò sul monte a Monte Efraim. Che montagna è Efraim? Che montagna è Gesù ti dice? Efraim, sì, ricordo, ti vuole appuntare, cioè, Gesù qua, mi resti in Efraim, guarda questi prezzi, ma è, madonna, occhio, non occhio, voglio, occhio, con la schedina che pare, pensa a e allora dicevo, nasce la miseria, ma tanti noi 5 massi di ferita, ma sì, ma che ha fatto la spesa? Ma che ha fatto la spesa? Maria Maddalena si va a rete, dicevo, perché? Maria Maddalena, dove hai fatto la spesa? Maddalena, e che marone? Voglio a mamma, stai discutendo, perché Maddalena non mette a me mese? No, diceva, mamma, allora visto a che? Ci ha girato 30 denaro e ha fatto solo 5 massi di ferita. Maria Maddalena ha cominciato. Maria Maddalena toccato di chi? Maria Maddalena presa dal tesoro, dal padre, che ha cominciato a piangere, a dire cose brutte, diceva, ma tu mi lo guarda te, diceva, ma sta là, un porto sta, sta sempre là, che ci dice? E allora cominciato a piangere, poi mi date sempre con me, sempre i figliari, le cose con me, comincia a piangere, 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 e da lì l'acqua famoso o chianta Maddalena. Ma tu la fai? A Maddalena faceva questa spesa. A lei non ci stava né il sicuro? E ora faceva la spesa? In la Maddalena. In la Maddalena. Ecco, trova me. È scritto. E l'uomo pure che sta a mezzo. Il rito civile la ma fa. Cioè che consiste? La lettura degli articoli. Passa il primo. L'Italia è una repubblica fondata sul lavoro. Camera stronzata, perché l'Italia è una repubblica fondata da un po' di disoccupazione. Esfri, è l'uomo progresto. La consacrazione l'amma fa. Cioè che consiste? Quando prese il pane? Asciutto asciutto. Ah, mi fate il preniere. Ah. Mi fate il preniere, noi facciamo pane e preniere per tutto quanto l'uomo faccio la mia. Zio, pane e preniere per tutto quanto. Perché cattate, c'è il salsiccio. Ah, allora, vabbè, allora sono salsiccio, due salsicce si mettono. Ma poi la mangi, in la io ho cattato il cutaletto per creatura. Allora sa, si c'è il cutaletto, sa dare il cutaletto. Si c'è il cutaletto. Questo è il frido. È l'uomo pure questo. Padre nostro che se ne c'è. Sapi ma dove sta? È qualche cosa. Questo è il frido. È l'uomo pure questo. Può segnare pace? No. No, sto appiccicato da un chilo, un po' di papà, perché viene tu e mi fa papà con chi? Sai, prossimo, guarda, un goccio, come fa? Onesto, esci. Lo scambio delle fedi? Ognuno porta su, il signore. L'ostia? Vabbè, ribaglio, non ce l'hanno mai fatto. Ma no, l'ostia amaro, l'ostia consacrata la dobbiamo distribuire cristiano per cristiano. A una volta? Oh, no, 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 no. Io c'ho un'idea, l'ostia, facciamo l'ostia a buffet. Bello. L'ostia a buffet. Prima è stata lavorata attorno a chiesa, facciamo l'ostia, ostica e champagne. A champagne vicino all'ostia? A champagne è tecnica. Perché? Che l'ostia è di farina, si incaglia in canna. Farina? Si incaglia in canna. Io non capisco che questo quando parla. In Gallia latina, in italiano, annozza. Annozza, e chi lo parla di non capire? E allora si facciamo l'ostia buffet, ma lo alza la demanda. Sì, così è. Va fai dopo, hanno fatto il culo a vento, hanno fatto il sacino. E allora vicino a piano bar, ti faccio il pino soldo buco. O piano bar, lo fa il ceppino soldo buco. Mi scarica, l'hanno telefonato, ma non risponde mai a telefono. E che cosa non è? Come ti rispondo?
O non mi chiama Antonino Cavalli? No, no, ma te lo do solo, mi ha cominciato, no, ma ti prende, no, ma sì. No, ma allora, mamma c'è più la sua domanda, che è l'unica caratteristica, non te ne rendo, quindi quando... Perché te ne rendo? Non te ne rendo, perché se su una tromba e tra l'altro, tu c'è... Bro! Sono partendo, sono bruciato. La tromba, praticamente, che succede? Quando canta? Quando canto, infatti stare dietro non si trovava, era brutto. Quando, cioè continuava a suonare un pezzo, si sentiva, allora, quando canta l'unica cosa non può essere, tipo mi sei, è capito? Bello. E canta il riparaviso, devi il giorno vassure, un giottino, la 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 la. E onesto, è esprito. È l'uomo, pure questo. E che è rimasto qua? Ah sì, vabbè, questo era un po' di muro, 10 minuti per dire andate in pace. No, invece questo no. No, no, qua invece devi allargarti, perché qua a casa di Alice Buono mi chiede l'applauso. Bravo. Questo se Alice Buono la mette al repertorio, fai locale, tu devi dire. Fai locale, te lo dico io, perché è bello che mentre nel buffet c'è sta chilo che si sta mettendo fuochi le mani un coppa all'ostia, perché sennò sono tagli, come diceva il collega, a un certo punto si sente a chilo che canta i professori e i concertini, e te dice andate in pace. Come avete cose? Sopra. Tu vanno il motor spritto. E fa tutta cosa, frate me. Molto elegante. Molto elegante. Quindi come riesci? Quindi, ricapitolando, la vostra messa sarebbe così. E che perché stai? Nel nome del padre, Bud Spencer e Terenzi! Io ci credo, se non lo stiamo qua. Gesù non ha frega che abbiamo dato la vita a Maddalena. L'Italia è una repubblica fondata sulla disoccupazione, sì sì, ma trova. Prese il pane asciutto, non gli ha fatto il freno, l'uomo la mezza, perché non si sente. Qua gli ho mangiato il cuore, sapete la cominciata di rifugio andare a Maddalena. Io papà, ci faccio più, non si sta più la tema, che quando faccio calcio, sarebbe. L'ostia, ce lo fai il bagno a ostia, non lo stia a mare, l'ostia a buffet, ostia, ostia e champagne. Fa champagne perché ti farei di cagli, 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 l'Italia la nozza, nozza, ah, nozza. Andate in pace e caccia la gamba, perché nel frattempo c'è sta chi che si sta spropendo un po' con l'unico, non so parlare. Mi sono appena sotto dovuto cantare, mi viene che me lo so, la concertina, la 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 la. Guarda, c'è la verità. Lo fate essere bello e bello, ma sei tuo sangue veramente. Non aggiungere altro. No. Non aggiungiamo niente, che lei è perfetta così com'è stato. Faglio. Prima di poi tempo c'è una barzelletta, ma vedi. Vabbè, ma siamo presi dietro un pizzo proprio, capito? Dato non sai che pizzo fa. Poi allora rimaniamo così. Faglio non cagniamo niente perché moi ci mi sono pensiero, non sapete che mi piglio cosa. No, no. Papo, esce, dimmi tutta la tua messa. Sì. Va bene? Ok, tutto a posto. Voglio parlare di fascino! Ma che razza è messa che stagia? E la messa devo dire come l'ha insegnato Gesù! E frate! E che sta si c'è pure la letto per tirare tu! No, no, no! Io per non ha detto. Non era proprio. La mia domanda che ha fatto, non ha fatto neanche ciò. L'uomo di ginocchio, lui ha capo a casa, buona sala. Quello sa, cambiamento di programma, ce ne sono, la facciamo in casa. Spostate i mobili sotto, sotto, andiamo a aprire. Facciamo spazio. Siamo arrangiati, non c'è sta niente d'acqua. Andiamo a aprire. Ehi, e tu non fai niente, che ti la fai? Spostate, spostate i mobili, andiamo a aprire. Andiamo a aprire. Dammici una mossa perché non possiamo aspettare ulteriormente gli invitati, è chiaro? Ma perché ancora deve venire su? Io proprio me lo spiego! Oh, tanta amici e parenti, non si è presentato nessuno proprio, nessuno! Una cena organizzata, ma 150 cristiani, nemmeno uno! Non ti abbattere, è bella! Chiama bella, bella, non ti abbattere! Ah, l'importante è che c'è sto premio, devi sposare con voi! E che stai? Sì, secondo me qua te devo dire una cosa. E tu allora quel piccolo piacere me lo puoi fare? Rosa, non è cosa! Va bene, ma mica io così mi dobbiamo stare per tutta la durata della cerimonia, dai! Rosa, non è che se si mi veniate pure qui rimane mia mano! È come se sta spezzando di lato con mia mano, non è casa valida! Ma che schifo di matrimonio! Con la pioggia, di fretta e furia, senza gli invitati! Ma
Damiano! Ecco, la voce della giungla, non sentite. Damiano, sì. Sei pronto? Sì, sì. Sei pronto? Sei pronto, sei pronto. Sei pronto per salire? Sul patito, volevamo ci... Valopati! Valopati! Sull'altare, Ma gli invitati dove stanno? Ovvero, gli invitati a Rostano. Gli invitati dove sono? Bella domanda, la vogliamo fare a Cosimo, sta domanda. Cosimo! Guarda che bella domanda t'hanno fatto. Che c'è? A Rostano gli invito! Lady Diana! I invitati non sono venuti perché tuo marito si è scordato il bomboniere. Ma io ce l'ho fatto in partecipazione, non è il momento questo di fare questione, è chiaro. Ragazzi, ora ci siamo. Avviamoci tutti verso l'altare. Subito la domanda e la pone in particolar modo a Cosimo chiedendogli Cosimo Rosso all'altare. Perché serviva per oggi? No, domani con calma. Ce la faccio. No, mi servono. No. Tu mi avevi promesso che facevi fare un figurù. Ma, aspetta. E che non trovo le parole, lo devi scrivere. Non è arrivata la marca, però. Ce la faccio. Sicuro che ce la faccio. Ma ne vuoi di nuovo? Ah, sono gli operai, ma butta fuori. Che fai tu? Che fai tu? Se l'altare non è regolamentato sa nulla, eh! Ma io questo non è una partita di pallone, grazie!
posso guardare, guarda. Modello Ratzinger ai primi tempi. Ma cacciavi del nuceno questo qua? Che nuceno? Ma perché ti pare che del nuceno? Ma dove la fai? Ti pare che del nuceno? Non ti pare che del nuceno, Damia? Ma ancora, vieni! A chi vuoi essere la letta? Drammatizzato! Aiuto, andiamo a andanza che è meglio. Siamo qui riuniti, amici e parenti tutti! E chi l'ha così sa scritto, Carlo? Più di scuola e partecipazione, colpa a me! Siamo qui riuniti, i parenti più stretti, quelli che in realtà veramente contano, per unire nel sacro vincolo del matrimonio Bella e Damiano. Prego, lo convince questo romanziano. Ma capo, ti muovi, Carlo? Fammi la sigaretta. Chi è che prende la sigaretta? Non la vado io. Bella e Damiano, due ragazzi commossi, speriamo, da questo lieto evento. L'unione coniugale è un valore universale che certifica il fondamento della famiglia e si collega al mistero della vita stessa. La coppia e la famiglia in virtù del sacramento del matrimonio. Ma forse chi non fa l'avanzo come primi tuo padre? Ti lascia qua, qui a puttana, vedi qua di mano, vedrete che vado, si è emozionato, fatemo calmare. È pesata, scusa, io si emoziono. Che ore sono? Non lo so. Che ore sono? Non lo so. E io devo sapere assolutamente che ore sono. Sono sgomenta, ma non devi io dirmelo, sono l'otto. Senti, ma pare che sei un compagno, sanno due. Ma non ti sta facendo, noi? Allora, ma si per i conosci. Senti, compagno, sanno uno. Non è una partita, ma loro, sta arrivando, compagno, ma poi, può sperare. Silenzio. Lasciami punto. Lasciami punto. No, che ero un bello. Ma arrivi nel regalo, piatto mio, non io. Grazie, Cosimo. Dicevamo, silenzio preghiamo. Dicevamo la coppia e la famiglia. Vabbè, la coppia e la famiglia in virtù del sacramento del matrimonio diventano immagine viva della Chiesa e partecipano alla sua fecondità. A fecondità! La fecondità! Sta arrivando la puzza, non buono! Ma questo è l'inferno! Cosa? Cosa? Ma che te butta la presa? Te l'hai buttata la presa! Tu ti hai scritto 150 per sapere chi l'hai buttato! Ma possiamo andare avanti? Ma non mi sposo! Ma io non mi sposo! Andiamo a voi! Ma piacere, mi posso sposare? Il matrimonio è un'unione inseparabile! Appunto, sposatemi, però io non posso proprio aspettare. Ma non voglio fare sposare! No, sposatemi, non voglio fare sposare! Ma questo è buono! Sì, prendiamo un po' di tempo! Dice, dice, ma te è tutto un indemnare! Ma che faccio? Prendiamo la luce a posto! Dove stai, sei?
silenzio, preghiamo. A questo punto della santa celebrazione siamo noi cristiani a voler interrogare nostro Signore. E come pastore della Chiesa stessa il compito spetta a me, per cui io gli chiedo: ma caro Signore, tu intendi porre le basi della tua Chiesa proprio su una famiglia come questa, sì? E poi che faccio? Vado un attimo, io mi trovi libero. Tu non sai scusarsi libero. Amore, e prende decisione per gli esami, tu riesci per tutte e due. Damiano! Ti asciuto e sposo! Sì, tu lo sposi, ti andassi! Aspetta, aspetta, vado a via, io non incarico, lo pigli per reggio! Perfetto, se mi rimasti io, vado a dare il tuo pagarello, lo vado a prendere, va molto bene così! Ma dove state tutti quanti? No, a dopo Baggiotto. Ah già. Siamo fatti l'abbigliamento, non fa tutti la mano, però bene. Non è mio. E di chi è? È di Cosimo. No. Perché la cosa è Cosimo. No. E tu che hai fatto? L'hai ravugliata pure. E non va, che ho quindi frigo. Ma va la chitta a mamma. Ma la chitta, ma se va. Niente, la lanza l'occhio mia. Ma con quale culo? Non riesci da sto creato. Abbiamo finito. No, abbiamo finito. E se non succede niente lo terrà a prendere con me. Ma che schifo di matrimonio. Stai calmo. È tutta colpa tua. Io lo dovevo capire che eri capace di fare solo guai. Mamma me lo diceva sempre, eppure tua mamma me lo diceva sempre, che sei un fallito, un vigliacco, un buon a nulla. Uno che nella vita non è capace di fare altro che guai. Che c'è, non parli? A questo sei buono a fare. Zitto, non parla. Prima fai guai e poi non parla. Prima fai guai e poi non risponde. Su, parla! Di qualcosa parla! Pronto, cazzo! A proposito, mamma, se stanotte tiene intenzione di mi fare in zona, poi mi fa una chiave, quindi mi andrà a fare un'altra cosa, è chiaro? Io a te non ti sposo più, e te lo giuro davanti a Gesù. Gesù mi è testimone! Ma tu hai ragione che Gesù sta messo in croce, che se si potesse schivare, pure se mi facesse la clara. Oh, questa che non ti permetterà di tutta tronca una capata a mocca, ti faccio diventare meglio anche io! Maledetti! Spido, mamma sana, le scusate. Perché ci tieni tanto per questo bambino? È una bambina. Allora? È un segreto. Di chi è? È mia. Cosa? No, è mia. Insomma, di chi è? A nostro. Bravo, è nostra. Ma la bambina non può che essere di Damiano! E se la bambina... Cosa? E se la bambina... E se... Ah! E si parla, può essere che capisci. Va bene, visto che non si può sapere chi è il padre, per favore mi dite chi è la madre. Sì, ti ricordi quella ragazza? Ricordi quella ragazza che una settimana fa è partorita in casa? E lei? No, tutto a posto. Va bene, la bambina sta bene, sai? Ah, grazie che mi interessava, sì. Ragazzi, io non sono una stupida, ho capito tutto. Il padre della bambina esca immediatamente fuori di casa mia. Va bene. Seguo, fuori, vado, bambino! Il padre naturale. Va bene. Sarebbe bene. No, Damiano, aspetta. No. Poi...
Bravo Cosimo. Ti lascio, ho capito tutto e non intendo passare il resto della mia vita con te, con un immaturo e un imbecille che non si vuole prendere le proprie responsabilità. E mettitelo bene in testa che non sono io quella che non va nella coppia, è chiaro per tutti. Però tu a essere da snuda? No, credo di no, ma che ce n'è morto, godiamoci la libertà. Io, tu e nostra figlia. Adesso ma paura è basta, mo. Ma bene. Ma poi lì stai pagando, ora io dirò. Vai, vai dove vai. La parla a volte. Da quando mi stai facendo? A stamattina. Ragazzi! Mi dispiace se faccio la domanda tipo quando è stato? Ah, secondo me che fu? Non è il momento. Non ho capito? Secondo me che fu? Non è il momento. Tu vicino a me sei poco fu e tu vicino a me secondo un momento. Ricapitoliamo. Io stamattina sono venuto qui per celebrare un matrimonio. Un matrimonio che dopo poco è diventato una festa per pochi intimi, perché questo avvenito di tuo cugino si è scutato in mano e partecipazione. Oltre partecipazione, si è scutato in un mondo all'altalino a me. Ma in un saccio, si stiamo facendo a messa, o stiamo prendendo l'upino in mia salata. Ma va bene, andiamo avanti. Non ci dimentichiamo, se ho ben capito, che questo matrimonio, prima ancora di essere celebrato, già è fallito. Per cui per l'ennesima volta mia sorella Bella non si sposa e per l'ennesima volta mi è rimasto un colpo stomaco a me. Ma va bene, andiamo avanti. Non ci dimentichiamo, sempre se ho ben capito, che ho assistito con ogni probabilità al divorzio dell'altra sorella mia, che sempre se ho ben capito non può avere bambini e la colpa non è di Cosimo. Ma va bene, andiamo avanti. Non ci dimentichiamo che prima di dopo ci ha messo 2 ore e 2 per far capire a Rosaria Bella che io non facevo ricchione. Ma va bene, andiamo avanti. Non ci dimentichiamo che la cosa più cristiana che ho fatto negli ultimi 7 giorni è stata quella di far partorire in questa casa una cristiana che manca sapere. Con il dubbio che quella bambina potesse essere mia sorella, per scoprire soltanto alla fine che quella non è mica mia sorella, no. Ma che la figlia è cosa? Non so che la mia figlia è cosa. Che la figlia è Damiano? Non so che la figlia è Damiano. Che la figlia è cosa? Ma Damiano l'hanno fatta insieme, ma non che schifo! E tu dici vicino a me secondo buono, e tu dici vicino a me secondo un momento. E no! E che sia un momento buono! Gli voglio soltanto una cosa a voi, che avevo scontato mamma mia! Buicca! È pure un aggoppo! Secondo me stava nervoso perché non è piaciuto fare l'ostia buffet. Andiamo, dai. Ragazzi, scusatemi. Perdonatemi, scusatemi, c'era un traffico terribile, l'autostrada era tutta bloccata, vi prego, scusatemi. Scusatemi. Perdonatemi. Dobbiamo fare una statua rola. A te, ma soprattutto la piccinella nostra, questa ci ha cambiato la vita. In meglio, eh? Sì, sì. Davvero? Sì, sì. Cioè, ragazzi, scusate, voi state dicendo che io la posso lasciare qua un'altra oretta? No, veramente non stiamo dicendo questo. No? Grazie. Non c'è problema, dai. Questo è il latte nel caso in cui avrà fame. Tanto io torno prestissimo, non vi preoccupate. Sì. Grazie, tanto torno presto. Ragazzi, siete dei papà straordinari. Lo faccio buone conto a che sta prima una moto mia. Cambia. E la figlia questo è altro.
Senti, ma che bene ma stavere sta bambina di chi è? L'altro, non so mille cose. Ce lo facciamo dire, Damiano, ce ne importa. Ce la facciamo dire, dai, la gente lo vuole sapere. No, Damiano, scusa, se viene a sapere che lei è mia figlia, tu non ci rimane male. E se viene a sapere che lei è mia figlia? Voglio pure io. Ma la gente ha il diritto di sapere. Ma per forza. Perché la gente, se non lo sa, la gente parla. Dai, dobbiamo dire, è rosso? A me, signore, visto che ci tenete tanto a saperlo, in sostanza la bambina è di... Allora io non può parlare da me. Intanto se la gente lo sa, la gente parla. E lei non sa dormire. Certo, se la gente parla, come fa? Che diamo? Can't you feel it when we touch? I will never, never let you go. I love you oh so much. You can dance, you go and carry on till the night is gone and it's time to go. If he asks, if you're all alone, can he walk you home? You must tell him no. 'Cause don't forget who's taking you home and who's on.